Buonasera a tutti e benvenuti cari cittadini in Senato con noi anche questa settimana. Oggi abbiamo in assemblea come ordine del giorno 20 minuti previsti per il Job Act e ce ne parlerà Nunzia Catalfo. Riorganizzazione delle commissioni, vediamo tutti insieme un attimino di ricontrollare il lavoro fatto. Poi abbiamo Gianni Girotto, se devi concludere l'argomento della settimana scorsa sugli emendamenti oppure ci tocchi anche la tua proposta di votazione in appoggio dei 5 senatori in caso di votazione in aula, in assemblea, e il giorno che verrà Renzi giovedì perché tu parlerai del clima. Subito dopo abbiamo elezioni europee, organizzazione incontri sui territori. È iscritto Vito, ma se no c'è Barbara, insomma qualcuno di noi se ne occuperà. Approfitto, visto che oggi ci sono votazioni online sul blog, da abruzzese insieme a Irola da piemontese facciamo in bocca al lupo a tutti i cittadini iscritti e candidati come presidenti delle nostre regioni. Alberto, se vuoi dire tu qualcosa. Sì, grazie, in bocca al lupo anche da parte mia. Qui siamo Carlo Martelli, Marco Scibona e tutti quanti ci riuniamo intorno alle nostre regioni, compreso l'Abruzzo, perché ce le porteremo a casa, mi sa, c'è il forte rischio, no? Vinciamo noi. Votate se non avete ancora votato, votate, votate, votate. Bene, possiamo aprire la riunione. Nunzia, ci sei? Eccola qui. Vai, Nunzia. Allora, cerco di fare un discorso un po' più ampio, partendo da quello che sono stati gli incontri, in modo tale che magari iniziamo anche a confrontarci su questo e spero che riusciamo a farlo anche per ogni tematica e per ogni commissione. Quello che sono stati gli incontri tra le commissioni Camera e Senato riguardanti il lavoro. Allora, noi ci siamo visti per quasi tutto l'anno, nel corso di tutto l'intero anno, e abbiamo in qualche modo concordato un programma comune che chiaramente in parte, perché una parte già è stato sottoposto alla rete, adesso vi dico perché, sottoporremo alla rete e attraverso il nostro sistema operativo. Una parte già lo è stato sottoposto in quanto sta all'interno del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che non è un disegno di legge che istituisce dà un reddito a coloro i quali non hanno la possibilità di vivere, quindi che vivono al di sotto della soglia di povertà, ma si inserisce in un contesto più ampio che è quello di una riforma di una riforma di tutto quello che è il welfare italiano. Da che cosa siamo partiti e qual è stato il ragionamento? Nel corso degli ultimi 13 anni in Italia, così come comunque è stato fatto in Europa, quindi questa è la cosa verso la quale si stanno spostando i paesi europei, si è pensato di andare verso la flexicurity. Per chi non lo sapesse, spiego un attimo che cosa è. È un sistema di welfare, di workfare, che mette accanto alla flessibilità, okay, quindi contratti flessibili, la flessibilità in entrata e in uscita dal lavoro, dai posti di lavoro, la sicurezza, ovvero sia quel sostegno al reddito che consente al cittadino o al lavoratore che non è impiegato in quel momento specifico della sua vita di avere e di vivere una vita dignitosa. Quindi flessibilità da una parte, sicurezza dall'altra. Non può esistere la flessibilità se non c'è la sicurezza. Tant'è che noi nel nostro programma sin dall'inizio abbiamo inserito il reddito di cittadinanza, che non è altro quello strumento che in Italia non è stato mai inserito nella riforma, che va ad attuare la flexicurity, cioè flessibilità più sicurezza. All'interno di questo disegno di legge noi abbiamo inserito tante cose,
sostegno al reddito della persona, al riordino dei servizi per l'impiego, perché in Italia non funzionano. Adesso vi spiego perché e quali sono le cose che noi abbiamo studiato nello specifico, al salario minimo, che a quanto pare nel prossimo futuro, perché non è inserito nel decreto di legge, che sembrerebbe che non sia inserito nel decreto di legge che ha annunciato Renzi, ma sarà nel disegno di legge delega che avverrà nei mesi futuri. Quindi non parliamo di questo. E salario minimo, dal salario minimo garantito, che già esiste in Francia, in Germania, in tanti paesi, in Italia non c'è, e voi, penso che tanti di noi hanno avuto a che fare con persone che hanno contratti di lavoro con pagamenti orari, veramente retribuzioni orarie davvero irrisorie, parliamo di 3 euro, 4 euro all'ora, noi pensiamo che debba essere innalzato, in Francia 9 euro e 45 circa all'ora, in Germania credo che sia 12 euro e stanno pensando addirittura di elevarlo a 15. Noi abbiamo pensato nella proposta, nella bozza di proposta di legge, di metterlo a 9 euro all'ora. Questo per garantire a tutti, anche coloro i quali sono al di fuori dei contratti nazionali di lavoro, di avere un salario minimo di partenza. Quindi ritorniamo a quello che dicevo prima. Cosa è stato attuato dal 1997 a seguire con quello che noi loro chiamano riforma Biagi, ma che non è la riforma Biagi, e continuando ancora fino ad oggi con tutte le riforme del lavoro? Non è stata attuata quella parte di sostegno al reddito, cioè il reddito di cittadinanza, e non verrà inserita a quanto pare neanche non sembra, perlomeno da una prima analisi, perché ancora non abbiamo le carte in mano, che ci siano degli strumenti del genere all'interno del Job Act di Renzi. Non sembrerebbe, si parla di strumenti di sostegno al reddito per coloro i quali hanno già lavorato, quindi che sono disoccupati ma che hanno già lavorato, non c'è nulla per gli inoccupati o per coloro i quali hanno perso il lavoro da lunghissimo tempo. Quindi questa è la prima cosa. Perché ritorno un attimo sul riordino, sulla riorganizzazione dei sistemi, dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Una cosa importantissima che noi dobbiamo sapere è che mentre negli stati, nei paesi europei, in Francia o in Germania o piuttosto che in Austria, si sono fatti dei grandi investimenti per ciò che riguarda le risorse monetarie in politiche attive del lavoro, cioè in coloro i quali gestiscono le politiche attive del lavoro, in Italia negli ultimi 12 anni, anzi mai, non si è mai fatto un investimento del genere. Cosa vuol dire non investire in politiche attive del lavoro? Vuol dire non investire in quei servizi che dovrebbero accompagnare, aiutare il disoccupato o l'inoccupato ad essere reinserito nel mondo del lavoro. Qui stiamo parlando però chiaramente non di come creare lavoro, ma stiamo parlando del welfare e del workfare. Poi il resto si deve vedere insieme ad attività produttive, cioè creiamo lavoro e inseriamo le persone. Un esempio che vi posso fare è che in Francia si sono investiti 6 miliardi di euro in politiche attive, in Italia 400 milioni di euro, giusto per capire qual è la differenza. Questa è stata la differenza. Quando Biagi scrisse il libro bianco, che non è la riforma Biagi di cui tanto parlano, quella non è la riforma Biagi, Biagi intendeva nella sua riforma tutt'altra cosa. In questa riforma era presa per intero, era proprio la piena attuazione della flexicurity, flessibilità, sicurezza e riorganizzazione dei servizi per l'impiego, che all'epoca erano solo in mano dei centri per l'impiego pubblici, che non funzionavano in effetti. Per cui lui aveva previsto una riforma un po' più complessiva che inserisse anche attori privati e che mettesse in funzione tutto il sistema. La questione è come è stato fatto ad oggi ciò che era, come è stato messo in atto ciò che era il pensiero di Biagi. Il pensiero di Biagi, buono o cattivo che sia, questo insomma possiamo anche poi parlarne, però buono o cattivo che sia, non è stato messo in atto, cioè è stato messo in atto solo la flessibilità. Per ciò che riguarda i servizi per l'impiego sono state create una serie di agenzie, è vero che è stato dato la possibilità ai privati di accreditarsi, ma si sono accreditati innanzitutto diverse tipologie di privati, spesso e volentieri in conflitto di interesse con quello che poi dovevano gestire, perché
e questa è una mia opinione, però la discutiamo insieme se volete, se un patronato diventa agenzia per il lavoro, magari qualche problema ci può essere, secondo me. O se chi è datore di lavoro diventa contemporaneamente agenzia di somministrazione, cioè crea l'agenzia di somministrazione accanto anziché assumere, anche lì qualche problema ci potrebbe essere. Ma detto questo, che voglio dire, è discutibile o meno, ne possiamo parlare, cosa è mancato? È mancato in tutto questo il raccordo tra pubblico e privato. Cosa è successo? Dal 2003 in poi, e dal 1997 il pubblico è stato spogliato di tutte le sue funzionalità, quindi la gestione del lavoro, cioè l'inserimento lavorativo, non lo fa più il pubblico ed è stato assegnato al privato. Il privato sicuramente è assegnato, si dice fra virgolette, perché è più facile che avvenga attraverso le vie private, perché il datore di lavoro, non so quanti di voi hanno avuto a che fare con aziende o quanti di noi sono stati datori di lavoro, ha più facilità a rivolgersi a un'agenzia di somministrazione che assume spesso e volentieri il lavoratore per conto dell'azienda, quindi e lo invia all'azienda a lavorare, piuttosto che assumerlo da sé. Non so se mi spiego, se avete domande. Ho interventi dopo. Sì. Interventi ne parliamo dopo, adesso stavo spiegando qual è la cosa. In tutto questo quindi ci sono patronati che si occupano di inserire le persone, dell'inserimento lavorativo delle persone, agenzie per il lavoro che si occupano, ce ne sono cinque diversi tipi, adesso non ve le elenco tutte, alcune possono fare solo intermediazione, altre possono assumere loro, quindi somministrare il lavoro. In tutto questo non esiste, nessuno ha mai creato, mai in questi ultimi 12 anni, un'unica banca dati nella quale ogni lavoratore doveva essere iscritto. Quindi cosa vuol dire? Che l'agenzia per il lavoro Tizio ha la sua propria banca dati, l'agenzia per il lavoro Caio ha la sua propria banca dati, l'agenzia Sempronio ha la propria banca dati, il Ministero del Lavoro ha la sua banca dati che non si raccorda con nessuna di quelle. Allora il disoccupato cosa, in Italia cosa fa? Il disoccupato deve fare per legge dichiarazioni di disponibilità, quindi deve recarsi ai centri per l'impiego, ma i centri per l'impiego non perché non sono in grado, proprio perché non è mai stato creato una rete o un raccordo tra il pubblico e il privato, non sono in grado di fornire al disoccupato un percorso consono che lo porti all'inserimento lavorativo. Quindi il disoccupato dai centri per l'impiego poi inizia questa specie di vagabondaggio assurdo, agenzia per agenzia, lasciando curriculum affinché trovi il lavoro. Allora noi abbiamo detto questo, il pubblico e il privato, cosa che è stata fatta anche in sede di commissione lavoro, nel senso che abbiamo fatto delle osservazioni che poi sono state recepite all'unanimità. Quindi il disoccupato, il pubblico diventa gestore e coordina tutti i servizi per l'impiego. Se vogliamo un sistema misto va bene, potrebbe andare bene il sistema misto, ma ci deve essere qualcuno che coordina e la persona soprattutto si deve rivolgere a un unico attore, non si può rivolgere a tutto il mondo per poi non trovare lavoro, anche perché il disoccupato di solito quando cerca lavoro è senza soldi. Quindi non se ne può andare in giro, è disperato. Quindi il punto di riferimento deve essere unico. Creiamo un'unica banca dati, un unico posto, unico, virtuale e anche non, dove devono essere registrati un'unica anagrafe. Adesso lo vedo proposto forse in un decreto di Renzi, fra l'altro era sia nel nostro di cittadinanza che in un emendamento di Puglia. Quindi ce lo ritroveremo. Un'anagrafe unica dei lavoratori. Un'anagrafe unica dei lavoratori di cui si parla, questa anagrafe unica, pensate che se ne parla da 12 anni, non è mai stata messa in atto, perché non c'è la volontà di metterla in atto. Allora noi diciamo, un'anagrafe unica dei lavoratori a cui tutte le agenzie, pubblico o private, si devono rivolgere e devono inserire i dati del lavoratore. E l'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro avvenga solo ed esclusivamente attraverso quella banca dati, punto, basta.
anche se sei agenzia di somministrazione, tu ricevi le committenze, i lavoratori li puoi prendere da quella unica banca dati. Il lavoratore non deve fare il giro del mondo, va lì, va al centro. Poi è molto più complessa come cosa, magari ve la spiego anche nel dettaglio, è specificata. Quindi, ritorniamo a noi. Non è che si debba fare grande, in Italia si debbano fare grandi dispendi di soldi o di risorse, perché la banca dati esiste. Esiste già, che si chiama Click Lavoro. La questione è che all'interno della banca dati, di questa banca dati, i soggetti che sono abilitati in Italia a fare questo, ad occuparsi di incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro, non sono obbligati ad inserire i dati lì dentro. Quindi abbiamo una banca dati che non serve a nulla. C'è una banca dati dove sono registrati pochissimi migliaia di lavoratori, quando è una banca dati del Ministero. Tu sei soggetto anche privato abilitato dal Ministero a fare incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. La banca dati è una, se ne usa una sola, il lavoratore non impazzisce, l'incrocio della domanda e dell'offerta avviene all'interno di quella banca dati che già esiste già, e basta. Sì. Questo è il punto, e poi parliamo anche di altro. Barbara, ti rubo solo un secondo, siccome ci siamo dati dei tempi, cerchiamo di rispettarli, anche se il dibattito è aperto, c'è scritto a parlare Barbara, Sergio, e ci sono anche, c'è una domanda dalla rete a cui casomai cerchiamo a dare risposta. Ti faccio prima quella, ci chiede Nunzia. Non sarebbe meglio eliminare le agenzie interinali e far passare tutte le assunzioni tramite il centro per l'impiego? Questa è la domanda. Questa è una cosa che possiamo valutare, che è una domanda che possiamo fare sul sistema operativo, perché tanti hanno detto sarebbe meglio eliminare le agenzie interinali. Quindi questa è una cosa che noi possiamo chiedere in rete. Non sei il primo che fa questa domanda, quindi lo vedremo. Barbara? Io mi aggancio proprio alla domanda che ha fatto questa Sonia. Noi vogliamo un'unica banca dati, ma a questo punto le agenzie interinali a cosa servono? Se là si devono incrociare domande e offerta di lavoro, le agenzie interinali poi il ruolo quale sarebbe? Le agenzie interinali, sempre quello bisogna capire se noi siamo verso questo, però le agenzie interinali si collocano in quella cosa che è il mercato del lavoro flessibile, il sistema misto pubblico-privato, che in tanti stati funziona e va bene. In Austria va benissimo. Se sapeste cosa succede a un cittadino austriaco, il cittadino austriaco non deve fare proprio nulla, prende, va, si reca al centro per l'impiego o similare, insomma, l'agenzia, e lì si registra, gli viene dato un cartellino e basta, cioè poi lui è tutto registrato là, in qualsiasi posto, chiunque lo assuma, consulente del lavoro, datore di lavoro, agenzia, lui si presenta con quel cartellino ed è registrato, unica banca dati ed è finita. Okay, e soprattutto percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo assicurato, unico. Vuol dire che, allora, ci sono delle tappe, quando si fa non basta fare la dichiarazione di disponibilità, no? Se tu hai perso il lavoro, fai dichiarazione di disponibilità e poi inizi un percorso che è di vario genere. Uno è, si rileva l'anagrafica della persona, cioè chi sei, il curriculum della persona, e si fa spesso si fa il bilancio delle competenze, cioè si elencano tutto quello che sono e richiede tempo, cioè ci vogliono, Elisa ne saprà qualcosa, ci vuole personale specializzato, non lo fa chi che sia il bilancio delle competenze, ci vuole quindi qualcuno che ti aiuti a fare il bilancio delle competenze, quindi che vada insieme a te a capire quali sono le competenze acquisite in ambito formale, informale, non formale, quindi scuola, istruzione, lavoro e hobby ad esempio, che lo inserisca all'interno della banca dati e che ti aiuti nel caso in cui non ti manchino delle competenze a capire quali sono le tue propensioni verso che cosa o che cosa offre il mondo del lavoro nello specifico territorio in cui ti trovi, quali corsi di formazione ci possono essere, quale riqualificazione potresti fare, c'è tutto un percorso, un meccanismo molto molto complesso che va fatto e si deve ristrutturare tutto in Italia, perché non si sa chi fa cosa e come lo faccio, ognuno fa un pezzetto,
ma nessuno fa qualcosa di buono che accompagni in modo certo la persona che ha perso o non trova lavoro dall'inizio fino alla fine. Cioè si chiama presa in carico, si prende in carico il soggetto e lo si prende dall'inizio fino alla fine, ci deve essere anche chi coordina tutto. La questione è che in Italia in questo momento c'è una frammentazione immensa e che si deve partire da qualcosa, bisogna riorganizzarlo. Quindi tu dici questo percorso, anche in base al territorio dove ti trovi, al tuo curriculum, ti aggiornano, cioè puoi fare anche della formazione per collimare meglio il posto dove ti trovi? Allora è complesso. Vabbè, più o meno, grandi linee, è così. Microfono. Allora, un po' forse il precedente ministro qualcosa la stava facendo, però io ho sentito in audizione le regioni qualche settimana fa in Senato e mi sono anche arrabbiata, perché allora cosa succede? Noi in Italia abbiamo purtroppo 20 meccanismi diversi, perché queste competenze sono delle regioni e delle province. Quindi noi abbiamo 20 modi diversi di fare, per quello abbiamo pensato comunque di creare un'unica banca dati, di cercare di creare delle metodologie uguali e degli strumenti uguali per tutte le regioni. Comunque il precedente ministro, accogliendo forse in parte anche ciò che abbiamo detto in Senato, stava cercando di fare qualcosa riguardo a questo. Anche con lo You Guarantee, con la garanzia giovani, stava cercando in qualche modo di riassettare tutto e fare in modo che le regioni utilizzassero tutti un'unica metodologia, no? Bene, le regioni non hanno, sì, vado velocemente, è un discorso molto lungo, raga. Le regioni ad oggi hanno, almeno a 2 settimane fa, avevano tutti strumenti differenti. Nessuno si era uniformato, quindi questo è quello che è ad oggi la situazione. Grazie Nunzia, anche perché abbiamo 3 iscritti a parlare e anche altre domande dalla rete. Sergio, poi Andrea e Manuela. Allora, questa settimana, se ci avete fatto caso, abbiamo fatto uscire, cioè è uscito un post che faceva riferimento a un emendamento sull'RC auto, in particolare questo emendamento prevedeva una tariffa premio per gli automobilisti virtuosi, ossia coloro che negli ultimi 5 anni non avevano dichiarato sinistri, a loro si applicava una tariffa premio che era pari a quella più bassa in ambito nazionale. È successo il putiferio, soprattutto in Campania. E in particolare hanno fatto delle osservazioni i parlamentari campani e sono molto interessanti. Perché? Perché le loro osservazioni, addirittura, se si vanno a leggere con come dire, esperienza di Parlamento, sono molto gravi. Perché? Perché addirittura dicono che loro non hanno votato perché in realtà quell'emendamento già non sarebbe passato, perché l'articolo 8 che prima conteneva l'RC auto è stato tolto, e quindi togliendolo loro, poi se noi l'abbiamo inserito, loro hanno dovuto votare contrario, e poi questo emendamento ha dato anche agio ai loro parlamentari che magari sono vicini alle lobby assicurative di votare contro, e quindi ecco che l'emendamento era inutile. Cioè proprio supercazzola alla grande, ma proprio supercazzola alla grande. Il bello è che qualcuno ci ha anche creduto nella bontà. Io per esempio ho ricevuto un messaggio che diceva: ma è vero che l'emendamento in pratica non si poteva proprio votare? Cioè, bellissimo. Cioè, quindi che sia chiaro, l'emendamento, chi decide se votarlo o no è la presidenza del Senato. L'emendamento è stato messo in votazione, per cui ci aveva tutti i presupposti per essere votato, è stato messo in votazione, l'hanno bocciato la Lega Nord, ovviamente, l'hanno bocciato il PD, NCD e Scelta Civica. Grazie Sergio, anche se per i prossimi interventi teniamoci sull'argomento, altrimenti andiamo
Aspetta, Serenella, Andrea, sempre sul Job Act. Sì, di nuovo. No, volevo dire che per quello che riguarda la possibilità di usare, non so, gli interinali, ma insomma poi ci ragioniamo, insomma, volevo dirti che per esempio la legge 8494, che è la legge sui porti, prevede che le compagnie portuali forniscano i servizi solo per le punte di carico. Quindi insomma, forse potrebbe essere utile anche vedere come funzionano le compagnie portuali per la fornitura dei picchi di carico, no? Quindi è una, come fosse una cooperativa che fornisce lavoratori durante i picchi, che può essere utile e interessante valutare questa metodologia, sia per i picchi di carico che per gli stagionali, insomma, volevo dirti questo. Il fatto della banca dati è una figata, perché potrebbe rappresentare, diciamo, l'efficientamento di un sistema. Cioè è sostanzialmente lo Stato che diventa efficienza, che sarebbe quello che ci piacerebbe tanto che funzionasse. Forse sarebbe bene che ci ragioniamo con calma però, sia sul metodo, però anche poi sul sotteso, cioè come creiamo lavoro e quindi sulla strategia industriale, beh, è fondamentale, perché noi dobbiamo capire che lo fornisco come contributo di conoscenza, per carità, umilmente, che magari noi dovremmo pensare che alcune cose che produciamo in Italia non ha più senso di produrle, visto che la concorrenza non la possiamo mai battere col costo del lavoro, saremmo stupidi e pazzi a pensare di combattere col costo del lavoro. Magari potremmo andare verso sistemi di diverso tipo, che sono i sistemi di alto livello di qualificazione, non so, mi viene in mente nanotecnologie, mi vengono in mente tanti campi dell'energia, sul tema edilizio, che il comparto edile si lamenta sempre di più, andare sulle ristrutturazioni, spiegando che la ristrutturazione è ad alta intensità di lavoro, cioè poi dobbiamo fare il ragionamento, diciamo, che è parallelo, che è quello come creare lavoro, su quali strategie, avendo ben chiaro che alcune cose in Italia dobbiamo avere il coraggio di dire che dobbiamo ridurre la capacità produttiva per mettere il lavoratore parallelo su un altro campo che invece ha grandi possibilità di lavoro. E quindi, siccome questo me lo dicevi l'altra volta, affiancare a tutto questo la formazione che sposti il lavoratore da un settore in decrescita a un settore in crescita. Posso farti anche una domanda? Così rispondi a tutti noi? Ne voglia? Oppure no? Ok, va bene. Vado velocissima, mi collego a quello che ha detto Andrea e poi c'è una domanda proprio su questo. La nostra proposta prevede anche corsi di formazione, nell'ottica che ha detto Andrea. Quindi, messo a regime, il reddito di cittadinanza potrebbe consentire, attivando dei corsi di formazione adeguati e che seguano le vocazioni non solo del territorio ma anche della nazione, quindi attraverso un piano poi industriale serio, di poter rimettere in moto la nazione anche dal punto di vista manifatturiero, eccetera. Quindi questa sarebbe in molta sintesi la questione, ma ci vorrebbero ore per poterne parlare in modo concreto. Questo è un tema veramente molto importante, no? E io penso che per avere strumenti, cioè proprio centrale, è tra gli obiettivi proprio nostri del 5 Stelle. Quindi io chiedevo ad oggi, perché per parlare di questo, secondo me oggi, cioè, ci dovremmo fermare per assumere sufficiente chiarezza nei vari aspetti, ci dovremmo almeno parlare per 4 ore, non so se condividi, Nunzia, perché gli aspetti sono diversi. A me piacerebbe per esempio fare una carrellata sui vari modelli, in particolare quello svedese, che a me piace molto, spiegare perché quello funziona e quello sull'ordine no, dei lavori e perché, esatto. Allora mi chiedo, o parliamo di Job Act e a questo punto chiudiamo solo su questo, oppure in alternativa potremmo adesso, visto che non siamo neanche tutti e mancano delle persone che sono interessate all'argomento, proporrei magari di accantonarlo, vedere tutto il resto, però riservarci un altro spazio anche in settimana per parlarne più dettagliatamente, perché io per esempio alcune domande le vorrei fare anche a quelli del bilancio, perché per esempio in Italia, se noi investiamo circa 500 milioni di euro per l'impiego rispetto a ne avremmo bisogno di 4 miliardi che non abbiamo e così via, per cui anche quelli del bilancio mi possono dare delle istruzioni. Quindi ordine dei lavori, io propongo di accantonarlo per approfondirlo meglio, perché è veramente importante. Allora, intanto stiamo iniziando il percorso ed è giusto che qui insieme
lo iniziamo, per cui tutte le idee e anche le esplicitazioni che ci sta dando Nunzia ci aiutano per capire anche noi come possiamo contribuire a questo lavoro. E infatti io volevo chiedere a Nunzia, dato che ogni regione ha un suo centro per l'impiego e una sua agenzia regionale dove già ci sono tutta una serie di categorizzazioni di lavoro, di tipologie di lavoro già online, noi anche questo possiamo proporre a tutte le regioni, di fare in modo che tutto ciò che è già online, che è già fatto, può essere costruito e utilizzato. E in più, però in un unico percorso, e che questo percorso, cioè deve essere di spinta e di interazione di tutti noi, cioè come valore. Nunzia, ti chiedo, visto che abbiamo anche sforato i tempi, anche se l'argomento è molto interessante, e accolgo anche la richiesta di Serenella di approfondirlo poi in un successivo incontro, ti chiedo di fare una chiusa sull'argomento e poi passiamo al punto successivo, perché siamo fuori tempo, sulle politiche del lavoro, chiamiamole per quelle che sono, vero Bruno, e non Job Act, questa pubblicità che fa il nostro amico. In effetti, allora, è molto, molto, molto più complesso di quello che è una questione che si può affrontare, affrontarla in 20 minuti è davvero poco, quindi è molto complessa. Stiamo iniziando questo percorso e così in modo tale da condividere tutti quello che portiamo avanti. Allora, la questione inerente Manuela, ti rispondo, la questione inerente ai diversi centri per l'impiego o ai diversi sistemi è facilmente bypassabile perché ci si collega tutta a questa unica banca dati, e per fare in modo che si colleghino anche le agenzie di private, anche quello basta poco, è un decreto e i dati, anziché essere inseriti nelle banche dati private, vengono inseriti nella banca dati pubblica, quindi non credo che ci sia un grande problema riguardo a questo. E invece abbastanza più problematico agire su 20 modi differenti di fare apprendistato nelle regioni, 20 modi differenti di fare formazione nelle regioni, 20 modi differenti di fare istruzione nelle regioni. Questo è abbastanza più complesso, perché andiamo a toccare le competenze delle regioni, e quindi a meno che non si preveda una riforma del titolo quinto, diventa abbastanza più complesso. E no, c'era un'altra cosa. Aspetta, che do prima la parola a Sara, così poi chiudi definitivamente. Sara, così casomai mettiamo insieme le risposte. Sì, ci tengo a dire questo proprio anche perché in questo momento ci stanno ascoltando molte persone e il tema del lavoro in Italia è determinante, fondamentale. Personalmente vorrei ringraziare il grande lavoro che Nunzia ha fatto in Commissione Lavoro, perché è un anno, essendo capogruppo, che sta tirando praticamente le fila, avendo una grandissima competenza, essendo più di 25 anni che si occupa di appunto problematiche legate al lavoro. E mi piacerebbe anche se lei stasera riuscisse a dire a tutti i cittadini cosa è riuscita a fare soprattutto per gli italiani in Europa, perché Nunzia, grazie alla sua caparbia, è riuscita a portare una mozione a livello europeo che molto probabilmente spingerà a introdurre anche in Italia quello che è il reddito di cittadinanza, cosa che in questo momento manca. Nunzia praticamente è riuscita a mettere insieme più nazioni, ce ne volevano 5 minimo, è riuscita a mettere insieme 6 nazioni e ogni nazione aveva bisogno di sottoscriverla, credo, un componente. Insomma, lei è riuscita ad andare ben oltre al limite minimo e ha fatto sì che probabilmente, grazie al Movimento 5 Stelle, grazie a Nunzia Catalfo, il reddito di cittadinanza a breve verrà anche introdotto nei paesi in cui in questo momento mancano. Ma magari questa cosa ce la dice meglio Nunzia, e io personalmente la ringrazio tantissimo. Allora, magari chiudendo, mi rispondo. Allora io l'annuncio l'ascolterei per ore quando mi parlate di cose di lavoro. Volevo chiederti una cosa: questo che hai detto tu è tutto, un nostro programma sul lavoro, quello che noi stiamo cercando di e di più, insomma, tutta una riforma grande, insomma, che nasce anche, credo, dalla discussione che c'è sull'ex, sul reddito di cittadinanza, tutti gli input, va benissimo. Ora però arriva il disegno di legge di Renzi, che io sappia è a costo zero, per cui cambia solo la normativa. Noi sappiamo già
come orientarci, cioè come cogliere questa sua proposta di queste tutele decrescenti. Vabbè, sono le solite chiacchiere, lo sappiamo, però poi aspettiamo di leggerle bene cosa dice e poi vediamo, perché ancora non c'è il testo, no? Non c'è niente neanche di quello, ok? No, allora, quello... Quello che abbiamo detto e affrontato oggi è una piccolissima parte rispetto a quello che sono le cose che abbiamo discusso in Commissione Lavoro, Camera e Senato, però il tempo a disposizione era davvero breve, quindi abbiamo preso uno, due argomenti e non tutti. Diventerebbe abbastanza complesso, ripeto, ci vogliono ore. Riguardo a quello che è il disegno, perché sono due, uno è il decreto legge, e non mi pare che ci sia nulla che possa influire positivamente sul lavoro, tranne che togliere, da quello che ho capito, e secondo me è un errore immenso, è il primo, credo che sia il primo articolo, togliere il piano formativo dal contratto di apprendistato. Allora, se una cosa non va, magari c'è un errore, però se c'è un errore non vuol dire che non la dobbiamo buttare tutta nella spazzatura. Ricordo che i ragazzi, ci sono, il contratto di apprendistato parte a 15 anni, quindi ci sono tre tipologie di contratto di apprendistato. Una, soprattutto, è l'apprendistato che si fa da 15 ai 18 anni, che è quell'apprendistato che assolve all'obbligo di istruzione e formazione. Cosa vuol dire? Che i ragazzini dovrebbero stare in quel momento a scuola, se decidono di non frequentare la scuola, possono assolvere all'obbligo di istruzione e formazione andando inserendosi nel contesto lavorativo tramite il contratto di apprendistato. Da quello che sembrerebbe, però adesso lo vedremo meglio, lui toglie il piano formativo, cioè l'obbligo da parte delle aziende di fare il piano formativo. Posso capire che c'è un errore, perché le aziende devono fare un piano formativo se le professioni sono quelle, sono elencate, sono circa 21 le professioni poi realmente, no? che si acquisiscono nel campo sia dell'obbligo di istruzione a scuola che nel campo dell'apprendistato. Quindi il piano formativo potrebbe essere già insito nel Ministero e quindi si prende quello e le aziende presentano quel piano formativo. Per rendermi comprensibile, è come se noi togliessimo la programmazione, il piano formativo, la programmazione didattica, le materie, le discipline, quello che si studia in ogni materia, la programmazione didattica alla scuola. E perché? E se tu la togli, poi ve lo dico semplice, la pagella, ovvero sia la certificazione delle competenze acquisite, come la fai se togli il piano formativo? E quindi se è questo, io adesso aspetterò di vedere se è questo, ma non ha senso. Invece si decide un piano formativo condiviso da tutti, non lo fanno le aziende, lo farà il Ministero dell'Istruzione insieme al Ministero del Lavoro, si troverà una soluzione, ma togliere il piano formativo non ha senso, perché poi la certificazione delle competenze non si può fare. E come si certificano le competenze all'interno del libretto formativo del cittadino? Quindi, e poi un'altra cosa che toglie è la remunerazione, la retribuzione, il 65% della retribuzione periodo formativo del ragazzo, dell'apprendista, quindi viene retribuito solo per il 35% delle ore di formazione, il 65% non vengono retribuite, sembrerebbe che questo. E poi ci sono tutta una serie di semplificazioni, compreso un emendamento Puglia, che poi è simile a quello che avevo inserito io nel reddito di cittadinanza. Semplificazioni nel decreto, nel disegno di legge delega vedremo cosa inserisce. Però io leggevo il Sole 24 Ore oggi, non c'è una fattibilità immediata. Cioè, non sono cose che si fanno immediatamente, quindi l'unica cosa immediata è quella di cui vi sto parlando io, il decreto legge, è quello che arriverà, penso, in finanza, che sono gli 80 euro in più in busta paga, 100 euro in più in busta paga, in quale commissione verrà trattato. E comunque ho qualcosa da dire anche su questo, perché questo non rilancerà l'economia, perché che ne dicano, non rilancia l'economia. Non si sta influendo sui disoccupati, sugli inoccupati, non si sta facendo nulla. Ricordo sempre che ci sono 3 milioni di inoccupati, a farla però in difetto, sto ragionando in difetto, cioè ce ne sono di più, 3 milioni di disoccupati in Italia, 3 milioni e mezzo di inoccupati, qualche milione in più che non si vuole contare, più 22 milioni di persone in Italia che lavorano, occupati, che in effetti però sono
precari. Precari, quindi stiamo ancora precarizzando il lavoro, non mettiamo il sostegno al reddito, cioè per l'ennesima volta non si mette quello strumento che aiuta, o perlomeno si fa a metà, cioè si va a ragionare sempre a metà, si mette, si aggiusta solo in parte per coloro che già stanno lavorando, hanno lavorato, e quindi è sempre una riforma a metà. Questo è quello che sta facendo, continuiamo la prossima volta. Nunzia, guarda, approfittiamo, siccome il punto 3 è più che altro organizzativo interno e dalla rete ci stanno seguendo e ti ringraziano tantissimo, approfittiamo, utilizziamo i 5 minuti del punto successivo per continuare a parlare di politiche del lavoro. Abbiamo un'altra domanda. No, un'osservazione solo al volo sulle agenzie interinali. Vista la proposta anche dell'abolizione, posto che di principio uno possa essere d'accordo, valutare sempre che le agenzie interinali comunque sono composte da lavoratori, per cui la loro abolizione dovrebbe voler dire comunque una riorganizzazione e una riallocazione anche delle risorse umane, che comunque ci lavorano persone lì, tutto qui. Penso che non, ancora non abbiamo parlato di abolizione, ma di riordine e riorganizzazione, perché prima... Allora si riordinano le cose, si cerca di capire dov'è l'errore e poi semmai si aggiusta. La questione è che in questo momento è talmente confuso, talmente frammentato, talmente è una parola assurdo, e la gestione delle politiche è talmente assurda, la gestione delle politiche attive e del lavoro, e c'è solo in Italia. Cioè fra poco, io infatti dicevo, fra poco ci arriverà forse la sanzione dall'Europa. Perché ce l'hanno detto una volta, ce lo dicono due volte, ce lo dicono tre volte, la terza arriva la direttiva con la sanzione. Quindi noi prima pensiamo a riorganizzare tutto, perché non si capisce nulla. È un cassetto con i calzini, tutti i calzini di colore blu e nero, tutti sbagliati e messi alla rinfusa. Questo è il mercato del lavoro in Italia in questo momento. Quindi noi li riappaiamo i calzini, li mettiamo tutti insieme e poi si capisce qual è quello bucato da buttare via. Questo è quello che si deve fare. Quindi prima facciamo questo e poi vediamo. Cioè, è da valutare, le agenzie di somministrazione sono da valutare. Sì. No. Sì, 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 ai cinquantenni, certo, è questa formazione, ma non solo la formazione, tutto quello che riguarda la politica attiva è dedicata alle persone che hanno dai 18 anni fino a pensione. E il reddito di cittadinanza che noi proponiamo, quindi quel sistema di integrazione comunque al reddito, è proposto anche per coloro i quali sono in pensione e non arrivano, insomma, a fine mese perché hanno una pensione troppo bassa. Nunzia, grazie. Ti chiedo ancora la tua competenza per rispondere veramente all'ultima domanda. Questa arriva dalla rete. Se potrebbe essere utile, oltre alla banca dati, una piattaforma che faccia dialogare tutti gli uffici della pubblica amministrazione. Prego. Grazie per la domanda. Abbiamo pensato anche a questo. In uno degli articoli del reddito di cittadinanza abbiamo previsto che ci sia una unica piattaforma, un'unica struttura centralizzata in cui tutte le pubbliche amministrazioni, e ci siamo informati prima con degli esperti, ci hanno detto che non costa nulla, ma è una questione di trasferimento dei dati, adesso tecnicamente io non ve lo so dire, però è fattibilissimo e a costo molto basso. Quindi c'è una piattaforma, una struttura informativa che mette in contatto anagrafe, noi addirittura abbiamo pensato di accompagnare il cittadino lungo l'arco, proprio davvero lungo l'arco di tutta la sua vita. Quindi il cittadino nasce e viene registrato all'anagrafe, va a scuola e viene registrato nella materna, continua a fare le elementari e vengono registrate le competenze, le elementari, continua con la scuola media, continua con la scuola superiore, cioè qualsiasi cosa, inizia a lavorare e passo passo a regime, passo passo il cittadino ha tutto il suo fascicolo online in questa struttura unica. L'inizio si può fare perché basta fare, ci hanno spiegato che è molto facile, basta fare adesso un marchingegno informatico che io non conosco, però ci hanno spiegato che è molto semplice far collegare i dati tra le varie banche dati. Quindi questa è un'altra delle cose che in Italia non si fa, quindi riorganizziamo prima e poi ripartiamo iniziamo a fare gli aggiustamenti, insomma. Chiudiamo l'argomento, grazie a tutti gli intervenuti, soprattutto a te Nunzia.
Passiamo al punto successivo, Gianni, che sono due, una proposta tua per l'assemblea interna e come comportarci giovedì sul clima. Sì, la proposta l'avevo fatta la giovedì scorso, che nel regolamento manca l'indicazione che quando qualcuno di noi chiede di mettere in votazione una proposta, se appoggiato da altri 5 senatori la mettiamo effettivamente in votazione. Noi non abbiamo questa regola nel regolamento, quindi se vogliamo integrarlo, completarlo. Mercoledì prossimo viene Renzi a parlare del clima. Questa sera adesso io vi mando la risoluzione che è stata scritta col legislativo assieme anche con ambiente, quindi dovrebbe essere abbastanza a posto. A beneficio di quelli che ci seguono in streaming, ricordo solo velocemente che 10 anni fa circa l'Europa si era dotata di una direttiva cosiddetta 20-20-20 che imponeva obbligatoriamente di raggiungere determinati risultati, meno 20% di produzione di anidride carbonica, 20% in più di fonti rinnovabili e 20% di aumento dell'efficienza energetica. Il bello di questa direttiva è che era vincolante. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, ciascun paese aveva un obiettivo vincolante, per esempio l'Italia aveva il 17% di energia rinnovabile in più da raggiungere entro il 2020. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa per il 2030. Il problema è che il Parlamento ha una posizione in questo caso recessiva, cioè pone un obiettivo di passare dal 20 al 27%, quindi un piccolo avanzamento, però questo 27% non è vincolante, quindi a ogni Stato viene lasciata la flessibilità di fare quel cavolo che vuole. Questo praticamente significherebbe che nessuno ha degli obblighi e non si va avanti con una tabella di marcia che è necessaria per evitare gli sconvolgimenti climatici che stiamo già seguendo. In realtà noi vorremmo passare al 45% entro il 2030, e per arrivare poi nel 2050 all'obiettivo 100%. Io do solo un dato significativo del trend che stiamo seguendo come Italia. Allora, negli ultimi 2 anni abbiamo perso 50.000 posti di lavoro nelle rinnovabili. Negli ultimi 2 anni 50.000 posti di lavoro. Se fossero stati riacchiusi tutti in un'unica azienda tipo Fiat e avesse perso 50.000 posti di lavoro, ci sarebbe stato uno sconvolgimento enorme. Poi tutte le parti sociali sono d'accordo che per raggiungere questi obiettivi la cosa migliore da fare è stabilizzare l'ecobonus sulla detrazione fiscale, e questo viene calcolato con un incremento di 1,5 milioni di posti di lavoro se lo rendiamo stabile fino al 2020. Per far questo è necessario che l'Unione Europea renda vincolanti questi obiettivi al 2030. Non possiamo far passare un piccolo aumento del 27%, però non obiettivi non vincolanti. Questo veramente sarebbe un bruttissimo passo indietro per tutta l'Europa e in particolare per noi italiani, che abbiamo bisogno di posti di lavoro e l'efficienza energetica ci darebbe veramente una grossissima mano in questo. Quindi io vi chiedo di leggervi la risoluzione che questa sera vi mando in bozza, e poi mercoledì 19 magari facciamo una piccola cosuccia che vi dico dopo fuori streaming per tenere alta l'attenzione. Bravo Gianni. Andrea, questa è bella questa cosa, perché parlare di energia è sempre una cosa appassionante, vabbè. E il mio limite è che mi piace assai. Quando l'Europa si diede il 20-20-20, in quel 20 c'era anche la riduzione della CO2, che diciamo, le politiche europee pensavano di attuare tramite lo stoccaggio della CO2, no? Quella centrale che vogliono fare in Sardegna, della quale abbiamo parlato. Probabilmente questa storia dello stoccaggio, loro pensavano di reimmettere la CO2 nei pozzi, si disse, nei pozzi di petrolio del Mar del Nord, si disse che bisognava anche fare questi famosi tubi che servivano a portare la CO2 in questi pozzi di petrolio.
quella è una strategia terrificante. Quindi noi dovremmo riuscire anche a dirgliele queste cose. Magari non le sa, anzi sicuramente non le sa. Quindi magari gliele ricordiamo quando viene questi giochetti. Per quello che riguarda i 50.000 posti di cui ha parlato Gianni, in effetti quando la Germania ha messo gli incentivi per esempio sul fotovoltaico, allora avevano un obiettivo che era quello di non tanto di produrre da fotovoltaico, perché la Germania il sole è poco, quanto di sostenere il mercato interno e sostenere l'innovazione. E qua si riallaccia a quello di prima, il discorso si interconnette con le politiche del lavoro. Noi abbiamo un vantaggio in più, che noi abbiamo pure il sole, parlando di queste cose. Quindi se abbiamo perso i 50.000 posti di lavoro perché il mercato è stato, come dire, pompato dagli incentivi, dobbiamo lavorare affinché diciamo, il mercato globalizzato e quindi l'arrivo dei, per esempio, dei moduli dalla Cina, che diventa competitivo, diciamo, l'Italia possa lavorare bene su questo. L'ultima cosa che voglio dire riguarda, per esempio, io l'ho già fatto questo esempio, mi sembra di averlo già detto una volta, c'è una fabbrica che stava al nord, produceva motori Stirling, che sono motori che funzionano, producono energia elettrica con un salto termico. L'Italia è all'avanguardia per i motori dai 600 kW in su, e questa fabbrica ce la siamo fatta comprare dagli Stati Uniti, una società statunitense l'ha acquistata. Allora, quando noi abbiamo queste eccellenze mondiali e non le sappiamo difendere, invece pensiamo di poter continuare a difendere chi produce cose che vengono prodotte a minor costo in altri posti, vuol dire che stiamo sbagliando la politica industriale. Allora, questo discorso ci serve anche per spiegargli quale politica industriale vogliamo fare. Volevo solo dare questo come contributo di idee. C'è una domanda dalla rete pure, così... Adesso ne facciamo una e l'altra non ho per leggere. Casomai o Gianni o Carlo, sul geotermico ci dicono che l'Italia ha un potenziale enorme, ma utilizza, da quello che ci dice il nostro ascoltatore, l'1% di questo potenziale. Vado? Sì, beh, bisogna stare attenti comunque quando si parla di geotermico, nel senso che il geotermico funziona se hai calore terrestre e vapore acqueo, perché per chi non lo sapesse una centrale geotermica praticamente sfrutta una caldaia naturale che è il sottosuolo ad una certa temperatura per produrre vapore acqueo che viene poi fatto passare in turbina. Il passaggio non è così semplice perché magari uscisse solamente vapore acqueo, di solito ci sono anche altre sostanze che sono corrosive per la turbina. Però detto questo, c'è un buon potenziale geotermico, bisogna comunque ricordare che il geotermico non è a impatto zero e poi bisogna valutare l'impatto sulla rigenerazione del vapore sotterraneo, perché, vabbè, la raccontiamo, era successo in California dove la Pacific Gas and Electric era una società, lo è tuttora, che puntava molto sul geotermico e avevano impiantato veramente molte stazioni di produzione di energia, se non che a un certo punto il vapore ha smesso di uscire. Perché? Perché si sono accorti solo dopo che non c'era la ricarica dell'acqua sotterranea e quindi si sono dovuti inventare un sistema di reiniezione d'acqua che alla fine ha reso quasi totalmente antieconomico l'utilizzo del geotermico. Quindi il geotermico può avere senso, ma valutando questo e sempre tenendo conto che impianti grandi hanno dei problemi, perché poi tutti i gas depurati che contengono anidride solforosa, acido solforico e cose del genere sono uno scarto, sono un detrito tossico. Poi c'è l'altra domanda. L'altra domanda, Manu. Sì, risponde Gianni. Sì, solo un'aggiunta a quello che ha detto Carlo. Il geotermico si distingue a alta entalpia e bassa entalpia. Alta entalpia vuol dire praticamente quello che c'è in Toscana, quindi grossi vapori molto potenti, quindi temperatura molto elevata. Lì bisogna dire che abbiamo sfruttato già praticamente tutto lo sfruttabile. Quindi se qualcuno pensa alla geotermia intesa come i grandi fumoni estremamente caldi, lì li abbiamo in poche zone, li abbiamo sfruttati praticamente tutti. Se invece pensiamo alla geotermia così domestica, bassa entalpia, quindi acqua un po' calda ma non esagerata, allora lì gli spazi di crescita ci sono effettivamente, ce ne sono parecchi. Tanto è vero che le costruzioni ad altissima efficienza hanno sia il fotovoltaico sul tetto che i pannelli solari per l'acqua calda, che appunto la geotermia.
Per il discorso della domanda che ci faceva l'altro amico, le decisioni si prendono in sede europea? Ovviamente sì, si prendono in sede comunitaria, ma ciascun stato dà le sue indicazioni, dà delle valutazioni, e poi naturalmente ciascun stato è rappresentato con gli europarlamentari, quindi sì, si danno, le decisioni si prendono in sede comunitaria, ma possiamo dare le nostre indicazioni e dobbiamo spingere in tal senso. Tra l'altro adesso abbiamo il semestre con la presidenza italiana, per cui quale migliore occasione. Grazie Gianni. Carlo, ci volevi? Eccolo, allora, cosa bolle nella pentola europea lo possiamo dire, perché quando sono stato a Varsavia ho avuto occasione di parlare con qualche delegazione, in primis la Germania, che è il capofila, diciamo, di queste risoluzioni, cioè sono come stato molto bravi a fare lobbismo per se stessi, e loro non hanno nessuna idea, ma neanche nessuna intenzione di prendere impegni vincolanti oltre il 2020, cioè già quello gli sta stretto. Hanno dovuto ammettere che loro sono arrivati pressoché in modo naturale ad ottemperare la direttiva 2020, perché il loro sistema industriale ha fatto il resto e quindi ci sono arrivati spontaneamente, però non vogliono prendere impegni vincolanti, non, come non lo vogliono loro, non lo vogliono neanche gli altri. Infatti il documento che è uscito dalla COP19, che sarebbe la conferenza di Varsavia, è che noi avremmo intenzione di prendere degli impegni, ma ci prendiamo un altro anno e ne parliamo l'anno prossimo a Lima, Perù, e speriamo a Lima, Perù, di trovare un accordo vincolante che verrà stabilito a Parigi tra 2 anni. Quindi questa è la situazione. A questo punto si aprono enormi spazi, perché qualunque nazione che si dotasse di una buona legislazione potrebbe fare 2 cose: uno, essere davanti alla tendenza; 2, andare in sede europea a dire io l'ho fatto, fatelo pure voi. E la terza cosa che bisogna far rilevare è che secondo me gli obiettivi di riduzione, se parliamo di energia elettrica, non energia primaria, potrebbero e dovrebbero essere più ambiziosi, perché il 2050 è un orizzonte temporale oltre il quale ogni danno sarà fatto. Cioè, l'aumento della temperatura stimato vicino ai 2 gradi Kelvin sarà più che sufficiente per provocare danni irreversibili dal costo molto superiore a qualunque tipo di intervento dovesse essere messo in campo. Cioè, tutti i soldi che ci costerà questo superano di gran lunga, studi universitari alla mano, qualunque impegno di spesa necessario a non farlo succedere o a farlo succedere il meno possibile. Poi, se noi pensiamo che da un lato c'è la curva del risparmio energetico, che va così, e la curva della domanda di energia, che non cresce così tanto, fa sì che in realtà le rinnovabili dovrebbero quasi spontaneamente aumentare la loro quota, purché noi però inseriamo che ci sia un piano di dismissione delle fonti fossili, perché quella è la cosa importante. Cioè, noi siamo in sovracapacità, cioè il problema non è più la generazione, ma è la flessibilità nell'utilizzo. Per esempio, tipicamente, se tu vuoi salvare dell'energia che hai prodotto in eccesso, ti serve un modo per stoccarla, ed è lì che entrano in gioco tutte quelle strategie di micro stoccaggio domestico o condominiale, che hanno un senso, perché se uno pensa di stivare tanta energia ha bisogno di o tanta acqua tanto in alto oppure di batterie enormi. In Cina hanno fatto un impianto di stoccaggio dell'energia che è grosso come uno stadio più o meno, quindi è lì che si gioca la partita. Secondo me si potrebbe essere più ambiziosi, perché le condizioni per farlo ci sono, purché si stabilisca un piano di dismissione delle centrali a fonti fossili, giocando sulla legislazione che magari te le mette fuori mercato, come è successo negli Stati Uniti con il tetto di emissioni di mercurio al camino, che di fatto ha distrutto il carbone americano, per fortuna. Grazie Carlo. Sì, vai Andrea. Un'ultima cosa, la legislazione si cambia in Europa, Europa, stiamo arrivando. Benissimo, andiamo al successivo punto sulle elezioni europee, organizzazioni, incontri sul territorio, e ce ne parla Barbara. Grazie. Allora ragazzi, come penso molti di voi, in questi giorni ci sono molti attivisti che ci chiedono prima di tutto i criteri di candidatura e degli incontri, le proposte di candidatura, soprattutto, sai Barbara, io vorrei, come faccio? Allora, questo sicuramente i candidati verranno fuori
dal portale come sarà per il Piemonte e l'Abruzzo, perché finalmente siamo sempre più pronti. Quello che è importante, almeno secondo me, è che ognuno di noi, perché sicuramente Beppe Grillo non potrà girare tutta l'Italia di nuovo per fare la campagna come l'ha fatta per noi, magari se riusciamo a dargli una mano, quindi ognuno di noi sui suoi territori, sarebbe più opportuno che a secondo dei territori, Puglia, Campania, non tanto per collegio europeo che è molto più vasto come lo vorremmo noi, poi quello il medio collegio, ma magari per regione ci fossero delle sorte dei referenti, chiamiamoli così, giusto per organizzarci e fare a tappeto tutte le regioni, per fare da supporto a quello, non ai candidati, perché i candidati noi non li conosciamo ancora. Ci sono alcuni anche a me dalla Puglia, per esempio, che mi chiedono: ma è vero che ci sarà Tizio, Caio e Sempronio candidati per le europee? Noi non sappiamo i nomi, a noi quello che interessa sono i nostri 7 punti che vogliamo portare in Europa, e poi chi andrà andrà, come è successo per noi che siamo arrivati qui, arriveranno quelli dall'Europa, insomma. Quindi se vogliamo fare una sorta quasi di gruppo di lavoro o trovare una parentesi insieme durante questa settimana, però nel frattempo se riusciamo tra parlamentari della stessa regione a parlarsi, a indicare le zone dove prendere un palco, andare a fare un comizio, per parlare insomma dei nostri punti, c'è Luigi che mi chiama al telefono di Maio, chi volesse magari degli approfondimenti sui punti, questo è un altro discorso, chi magari non mastica bene di noi il fiscal compact o l'eurobond, quello che noi vogliamo fare per l'Europa, potremmo anche lì organizzarci una giornata e studiarci un po' questi punti, se qualcuno di noi può dire ad altri, in modo da essere tutti quanti abbastanza preparati e sapere anche, molto spesso ai territori vengono delle criticità, no? Se ci sono, le discutiamo, le chiariamo insieme, quindi decidiamo un po' noi come vogliamo fare. E ditemi voi, per adesso dico, lanciamola qui, perché questa è una cosa che dovrebbe partire insomma per aprile, fine marzo, inizi di aprile, incominciare a stare sulle piazze sabato e le domeniche, già noi lo facciamo. Vediamo, secondo me, poi ne parliamo anche di questo, uscire più dalle aule consiliari, dai teatri, tanto ormai sarà anche più bello il tempo, perché io ho visto che quando vado a fare gli incontri e sono fuori, molto spesso c'è gente magari lontana, che non si avvicina, non ci può mettere la faccia, però intanto ti ha ascoltato, ha visto che ci sei, e secondo me è più incoraggiante, perché sapete, no, sempre nelle aule, nei teatri, però ripeto, stiamo andando ormai, è già primavera, ci possiamo permettere di stare un po' più fuori. Grazie Barbara. Bruno? Allora, noi della Lombardia ci siamo già incontrati martedì scorso. Abbiamo deciso di organizzarci in questo modo. Sono 12 le province, un gruppo segue provincia e paesi sulla base di grandezza dei comuni, innanzitutto, sulle liste che già ci sono e sulle liste che vanno a elezione. Ovviamente saranno poi contattati o ci contattano, perché è già successo anche al contrario, le nostre liste già presenti, e con quelle faremo un incastro di date che copriremo a gruppi di 3-4 persone a due eventi, se non ricordo male, sabato e domenica per volta. Quindi, essendo circa 40 persone, riusciremo a fare un'ottantina di eventi nel giro di un mese, forse qualcosa del genere. Grazie Bruno. Serenella? No, le europee, a me nel territorio chiedono tantissimo sui criteri di scelta, perché veramente noi, tutto sommato, ci è andata anche bene, però un videoclip di 3 secondi in cui dici io sono Pinco Palla e tat tat tat, mi sembra veramente
troppo riduttivo per mandare dei candidati in Europa che si presuppone siano di persone di altro profilo. Per cui io chiederei magari chi c'è un pochino più vicino, Barbara, di sollecitare perlomeno non dei nomi ma un profilo, cioè un po' tipo quando ci chiedevano i nomi, no? Chi vorreste candidare, cioè un profilo, cioè che caratteristiche deve avere l'ideale, l'identikit del candidato europeo. Allora, in base a quei criteri, magari dopo è anche più semplice nel territorio reclutare le persone adeguate, almeno questo, perché io a un certo punto spero quasi che ci abbiano delle idee chiare, perché il tempo è veramente pochissimo per reclutare le persone da qui, perché le persone devono presentarsi, devono saperlo e bisogna dare anche l'occasione alla gente poi di poterle scegliere con cognizione. Cioè, noi siamo stati un po' un terno all'otto, tra virgolette, no? Terno all'otto che ci è andata anche bene. Bruno? Sì, dicevo 40 persone perché noi abbiamo considerato i 17 parlamentari, i 9 consiglieri regionali, i consiglieri comunali già presenti, quindi in realtà sono forse anche qualcosa in più di 40 persone. Ovviamente ci sono i candidati laddove ci sono le liste al voto, quindi le persone che interverranno sono tantissime, potremmo fare molti molti gruppi. Grazie Bruno. Stefano? Sì, da come dice Bruno mi sembra di capire che regioni, macro regioni, chiamiamole come vogliamo, ragioneranno un po' a scatola chiusa, cioè nel senso, se voi fate 80 date, in che periodo hai detto? Aprile? Ok, quindi faccio una domanda brutale. Ad esempio, noi siamo in Umbria, è difficile aspettarci un ospite lombardo nei nostri gazebo, o no? Cioè, questo, capire come ci incastriamo tra, che ne so, regioni lontane, regioni vicine, però tra regioni, ecco. Cioè, ritengo che non tutti saranno impegnati tutti fine settimana. Cioè, noi avevamo fatto in modo che ci fosse anche una sorta di riposo di almeno qualche persona. Però ovviamente laddove ci fosse bisogno, visto che è un mese, sarà un mese quello di fuoco, credo che si possa interagire tra regioni, anzi credo che sia auspicabile, anche perché sennò sembra quasi una campagna elettorale per se stessi, quindi io auspico invece che ci sia molto scambio. Io volevo chiedere a Gianluca, se poi chiediamo perché... E se non sbaglio, a me hanno detto che a ridosso delle europee c'è una sospensione dei lavori. Questa cosa ti ricordi che ne avevamo parlato l'altro giorno? Perché se ci informiamo su questa cosa, serve anche a noi per organizzarci, anche per andare in qualche altro posto. Cioè, se magari qualcuno potesse venire in Umbria o in Puglia, insomma, a farci degli scambi, perché... È chiaro che noi, come diceva ieri Vito, anche che siamo stati lì a Brescia, non siamo lì a fare gli incontri per legame territoriale, insomma. Però è chiaro pure che gli attivisti del territorio magari ti dicono proprio qui non ci sei mai, quindi una giusta via di mezzo. Però c'era questa possibilità, forse. Non ne abbiamo la certezza assoluta, però lo storico ci dice questo e io ho chiesto a Calderoli l'altra settimana e mi ha fatto capire che al 99% la settimana antecedente le elezioni i lavori d'aula non ci saranno. Quindi possiamo già iniziare a fare mente locale, ragionare sull'ultima settimana anche nei giorni infrasettimanali. Sì, l'ultima cosa, io invito tutti i gruppi locali già a prepararsi, anzi a dare la disponibilità per organizzare l'evento, affinché noi si possa raccogliere e organizzare e intrecciare tra di noi tutto quanto, perché sennò diventa veramente un disastro. Quindi invito i gruppi a segnalare la disponibilità di fare banchetti e palchi soprattutto. Fabio, Massimo?
Sì, volevo dire che anche nel Lazio ci stiamo già organizzando come in Lombardia, il gruppo regionale si è fatto carico di raccogliere tutte le segnalazioni dal territorio, dando priorità chiaramente a tutti i comuni che avranno una lista certificata per le prossime amministrative. E suggerivo anche di valutare l'idea di coordinarsi per collegio, in quanto i collegi europei sono molto grandi, sono 5 macro collegi, nord-ovest, nord-est, centro-sud e isole. In questo modo, siccome c'è una regione popolosa in almeno ogni collegio, quindi una regione che ha parecchi portavoce sia alla Camera che al Senato, eventualmente anche in regione dove ci siamo stati, questi portavoce potrebbero andare a coprire le regioni un pochino meno popolose che hanno quindi meno portavoce eventualmente. Faccio il caso del Lazio rispetto al centro, magari verso l'Umbria, le Marche che hanno un pochino meno, potrebbero coordinarsi internamente e compensare. Grazie. Grazie mille. Dunque, una proposta che ci è venuta adesso in mente a me e a Gianluca. Se qualcuno di noi ha delle interrogazioni, delle emozioni di cui vuole parlare, di cui vuole raccontarci o spiegarci in questa settimana qualcosa di importante. Io l'avrei. Allora, disegno. Io l'avrei fatto, ma quindi passo subito la parola, in merito a un disegno di legge che riguarda la Commissione Giustizia soprattutto, che è quello delle misure cautelari, che era, ricorderete, originariamente messo nel calendario, anzi la discussione è stata già incardinata in aula e poi misteriosamente scomparso dalle calendarizzazioni anche di questa settimana. Peraltro, peraltro fuori streaming, non potendolo fare purtroppo in maniera pubblica, vi darò qualche dettaglio che potrebbe anche dare una ragione di questa scelta, diciamo, di calendarizzazione, che non è la scelta nostra del Movimento 5 Stelle, ma dell'ufficio di presidenza e dei gruppi politici che sostengono la maggioranza. Perché comunque quando sarà ricalendarizzato, sarà opportuno condividere insieme le scelte politiche sul voto da esprimere su quel disegno di legge che ha delle luci e delle ombre di cui gli stessi facenti parte della Commissione Giustizia hanno bisogno di condividere il peso, misure cautelari, cioè condividere con l'intero gruppo. Grazie mille Maurizio. Adesso Gianluca. Sì. No, per quel che mi riguarda la cosa più importante che c'è, probabilmente domani o slitterà dopodomani, la mozione sugli idrocarburi. La mozione sugli idrocarburi che ci portiamo dietro dal 26 di giugno, probabilmente riusciremo a discuterla, che tocca 5 punti. Il ripristino delle 12 miglia a grandi linee, quindi riportare tutto a 12 miglia così come era nel 2010, divieto di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi. Poi a far partire l'esame dei disegni di legge, perché ci sono disegni di legge di tutte le forze politiche su questo argomento, ma peraltro nella commissione nostra, nella decima, ma non iniziano queste discussioni. Poi la mozione è fatta da 5 punti e un punto è specifico per l'Abruzzo, per la costa abruzzese, riguardo Ombrina Mare, quindi la sospensione della revoca del procedimento di VIA e anche revocare tutti i titoli abilitativi antecedenti al 2010 e quindi ripristinare un momento di legalità prima e aspettare che si discutano i disegni di legge per poi procedere. Vale anche per la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Vale per tutta Italia, sicuramente vale per tutta Italia. E poi il quinto punto tocca le aree di confine con le zone marine, con le zone parco, quindi per tutelare anche quelle parti lì di confine che poi sono legislativamente non rientrano nel parco, ma e quindi sono 5 punti da toccare. Speriamo che domani la mozione venga votata in aula, peraltro anche Vito interverrà in merito. E oltre alla mozione idrocarburi, per quanto riguarda la mia attività di questa settimana, ci sarà un intervento in aula per il COTIR, che è un consorzio, è un ente di ricerca che sul mio territorio, dove purtroppo i dipendenti non ricevono stipendio da 14 mesi, e un'interrogazione parlamentare del riciclaggio di denaro sulle banche. Questo per quanto mi riguarda. Vito. A completamento del discorso fatto da Gianluca, naturalmente noi voteremo a favore della mozione,
a prima firma Castaldi, ben consci del fatto che l'obiettivo principale è sì quello di ripristinare il limite delle 12 miglia dalle nostre coste per le attività di ricerca, prospezione e estrazione di idrocarburi in mare, anche se il limite delle 12 miglia, che era quello precedente alla grandissima furbata del ministro Clini, anzi dei ministri Clini e Passera, che l'hanno poi abbassato, dimenticandosi che avrebbero consentito poi l'intrusione proprio in aree marine parco, il limite delle 12 miglia è un limite al quale ci vorremmo poter riadeguare, pur se non lo consideriamo come un grandissimo risultato da conseguire, tenuto conto che normalmente in media una piattaforma di estrazione in mare sversa circa 90.000 tonnellate di rifiuti che spesso sono tossici e nocivi dei processi di lavorazione perforazione all'anno, e 90.000 tonnellate ovviamente a 12 miglia dalla costa certo sono un risultato molto più consistente rispetto alle 5 miglia. Ovviamente le mozioni che presentano gli altri gruppi parlamentari potranno essere riviste, concordate, potremmo anche arrivare, se loro sono d'accordo, a una mozione congiunta, purché quello che noi esprimiamo nella mozione a prima firma Castaldi venga mantenuto nella maniera più assoluta. Grazie mille Vitto. Bruno? Volevo tornare al punto precedente perché forse non sono stato chiarissimo. Nel momento in cui dico contattateci ai gruppi per organizzare, mandate una mail anche ai singoli consiglieri regionali, consiglieri comunali, a noi, senza nessun problema. Tenete presente che è solo una raccolta iniziale per poter fare un calendario, non è che potremo fare tutto quanto, adesso non è che ci sommergete di decine di migliaia di richieste, ovviamente dovremo poi fare una scelta, quindi vi invito a farlo, ma di non offendervi laddove non scegliessimo il comune o scegliessimo diversamente. Grazie mille Bruno. Stefano? Sì, una domanda per Gianluca. La scorsa settimana è stata approvata una risoluzione in Commissione Ambiente su questo tema. Volevo sapere, con l'obiettivo di portarla in aula poi, no? Come ordine del giorno. Ecco, volevo sapere se hai notizie, se arriverà domani. No, non abbiamo certezze, ma molto probabilmente, da voci di corridoio, quella risoluzione diventerà un ordine del giorno. E con Petrocelli, l'abbiamo con la Commissione Ambiente, l'abbiamo vista, voi peraltro avete fatto una risoluzione di minoranza, se non sbaglio, pertanto è fuffa, sono chiacchiere come sempre, noi dobbiamo puntare alla nostra mozione e provare a farla votare o al massimo fare una mozione congiunta, come diceva Vito, e cercare di ottenere il più possibile. L'unica strada, perché quella risoluzione lì è un ODG, e lo spiego per chi sta a casa, un ODG, dicono qui in Parlamento, non si nega a nessuno, perché è un foglio di carta che impegna il governo, ma il governo è libero poi di legiferare come vuole senza seguire nemmeno cosa dice quell'ODG. A valutare l'opportunità di, colgo l'occasione perché dalla rete mi chiedevano perché ho nominato Calderoli, non perché nessuno in giù, perché lui è il vicepresidente del Senato, svolge quella funzione e quindi conosce l'andamento e il regolamento, mi sono rivolto a lui per chiedere questa cosa, se la settimana antecedente alle elezioni ci fossero i lavori d'aula. Grazie Gianluca. Giuseppe? No, solo per dare due indicazioni che riguardano la sesta commissione. Uno è che avremo in sede referente il parere su un atto comunitario che è la dichiarazione IVA standard, in cui sarà relatore il nostro Francesco Molinari, che è già stato relatore in 14ª commissione. Quindi esprimeremo un parere e è una cosa che potrebbe portare la dichiarazione IVA standard, che potrebbe potenzialmente portare dei benefici soprattutto alle piccole e medie imprese che hanno rapporti con l'estero. Stiamo valutando se ci sono delle considerazioni particolari da fare, magari se volete darci qualche indicazione
In più, se avete esperienza di dichiarazioni IVA, soprattutto intracomunitarie, noi siamo disponibili ad ascoltarle. E un'altra cosa, che è un invito che ho fatto sulla mia pagina Facebook, ma la rinnovo a chi ascolta, e noi stiamo portando avanti in sesta commissione una indagine conoscitiva sulla fiscalità, sugli enti del fisco e sui rapporti fisco-contribuente. Questa settimana avremo in audizione il dottor Befera di Equitalia. Quindi considerate che sarà da noi giovedì alle 14.30, considerate che ci saranno tantissime domande, mediamente ad ogni gruppo vengono lasciate una o due domande, se volete farci portatori delle vostre domande, magari potete mandarle o a me o anche sulla mia posta istituzionale o alla mia pagina Facebook, o comunque contattarci come gruppo e noi ci faremo volatori. Chiaramente, ecco, considerate che al massimo ce ne passeranno una o due, perché tutti quanti vorranno fare domande a Befera. Un'altra cosa, scusa, Giuseppe, dove trovo questa? Vai. Dove trovo lo schema del parere? Dove deve dare la relazione Francesco? Della comunicazione? Devi spegnere, sennò... Ah. Non si schiaccia bene. Se vai sulla pagina della sesta commissione, sul calendario ti dai riferimento alla pagina che parla del provvedimento, con tutti gli atti anche delle altre commissioni che hanno partecipato già. Quindi se tu vai sul nostro calendario di sesta commissione trovi tutti i riferimenti per andarti a scaricare tutti i documenti necessari, sia l'atto comunitario sia anche una scheda conoscitiva dove ci sono anche i pareri espressi da altre nazioni sullo stesso atto. Grazie mille Giuseppe. Andrea? Non mi ricordo se l'avevo già detto, me lo dite. In commissione nostra, ottava, dovrebbe venire Padoan per parlare della privatizzazione di ENAV. Non mi ricordo se ve l'avevo già detto. Comunque abbiamo chiesto l'audizione del ministro su ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, sul fatto che lo vogliono privatizzare per il 49%, quindi non è una vera e propria privatizzazione, ma è una vendita di un pezzo di ENAV, che è un elemento importante. Però con l'occasione, se viene, stiamo aspettando una conferma, magari potremmo estendere un pochino a 360 gradi il discorso in generale sulle privatizzazioni, perché noi parliamo dell'atto con il quale viene effettuata la vendita, non mettono minimamente in discussione il fatto di venderlo. Quindi insomma gli chiederemo queste cose. Se vi viene qualcosa in mente, visto che parleremo anche di Poste Italiane, che ne abbiamo già parlato con Saccomanni, e quindi mo sentiamo che dice il nuovo governo, che dirà le stesse cose del vecchio governo, tanto non è cambiato niente, però se vi viene qualche cosa che vogliamo sollecitargli, ce lo fate sapere. Ottava, lavori pubblici, comunicazione, trasporti. Grazie Andrea. E invece in commissione settima iniziamo le audizioni, in commissione settima istruzione, scuola pubblica. Iniziamo le audizioni per un disegno di legge, il 1260, sull'apertura dei nidi gestiti dai comuni, e una cosa magnifica sul lavoro di educazione dei bambini dai 0 ai 6 anni. E in particolare ci sarà tutta una serie di persone che verranno presso la nostra commissione per vedere quali progetti e quali programmi si possono attuare per questo. E in più martedì ci sarà una risposta a una nostra interrogazione sul bullismo, perché noi sia in Commissione Diritti Umani sia in Commissione Settima abbiamo avviato tutta una serie di studi sul bullismo e il cyberbullismo, e martedì ci sarà la risposta del Governo su questa importante interrogazione. Poi Emanuela ci voleva dire qualcosa? Ciao, sono la collaboratrice di Ornella Bertorotta. Vi volevo invitare domani alle 14.30, ci sarà l'audizione di Cottarelli, che è già venuto martedì scorso. Siccome abbiamo, cioè le ragazze e le bilanciste hanno fatto delle interessanti domande sulla spending review, vi invito a seguirlo, perché domani dovrebbe venire con dati alla mano, perché abbiamo chiesto delle cose specifiche, soprattutto sulle società partecipate, e in generale sui tagli che hanno fatto istruzione, sanità, che ha ipotizzato. Un quarto d'ora, infatti. Grazie Emanuela. E Roberto?
Allora, io do solo l'annuncio perché purtroppo mancano in questo momento Vito Crimi e Nicola Morra, che sono, c'è solo la commissione 1, c'è solo Giovanni. Proprio Vito e Nicola sono le due persone con cui avevo parlato di più di questa questione. C'è, al voto dovrebbe andare questa settimana la legge elettorale sulle europee, quelle sulla parità di genere, in cui abbiamo inserito la mia proposta di legge di luglio, quella che prevedeva la separazione della Sicilia e della Sardegna nel collegio elettorale per le europee. Praticamente l'abbiamo trasformata in emendamento a questa legge. Abbiamo qualche dubbio sul fatto che possa essere ammissibile o meno, perché la legge è sì sulle elezioni europee, ma è sulla rappresentanza di genere, quindi bisogna vedere come viene interpretato. Bisognerà decidere come comportarsi. Giusto per chi non lo sapesse, questa è una proposta di legge che viene regolarmente presentata da 20 anni in tutte le legislature, perché da 20 anni la Sardegna non elegge un parlamentare europeo. Pensate, l'isola di Malta ne elegge 3, la Sardegna non ne ha nessuno. Questo accade perché la popolazione della Sicilia è di circa 5 milioni di abitanti, mentre quella della Sardegna è 1,6 milioni, e quindi sono sempre i siciliani che riescono a dare molte più preferenze, e praticamente tutti gli eletti, sì, Sardegna e Sicilia, tutti gli eletti sono sempre tutti siciliani. Non succede la stessa cosa in altre regioni, anche più piccole, la Sardegna, che invece ce la fanno qualche volta. Perché? Perché le altre circoscrizioni, esclusa quella insulare, le altre sono molto più grosse e quindi eleggono molti più parlamentari, a volte anche riesce a infilarsi qualcuno. Infatti ci sono regioni che hanno anche meno abitanti della Sardegna che sono rappresentate. Aggiungo che non è mai successo in questi 20 anni che una regione non abbia mai eletto parlamentari europei. In questo momento, oltre alla Sardegna, ci sono un altro paio di regioni che non ce l'hanno. Credo adesso vorrei vabbè no Molise ce l'ha, riesce sempre a eleggere, non so come, ma ci riesce. Questa regolarmente viene bocciata questa proposta, perché con una spaccatura all'interno di tutti i partiti, in particolare il PD pare l'abbia addirittura messa nel programma di Bersani, questa divisione. Però mentre in Sardegna si fanno belli dicendo che devono sostenere questa cosa, poi quando arrivano qui non si preoccupano neanche di mettere all'ordine del giorno. Quindi, per cui io, il mio tentativo è soprattutto quello di far scoprire le carte al PD. Concludo dicendo che sì, anche la Sardegna ha avuto qualche parlamentare europeo in questi 20 anni, ma solo perché è subentrato. Attualmente ne ha uno, che è Uggias di Olbia, che è subentrato a 4 dimissionari, cioè si sono dovuti dimettere in 4 per farlo entrare. E io vorrei di questa cosa parlarne con Nicola e con Vito, e poi ovviamente anche con i sardi e siciliani. Voglio dire, se non dovesse esserci un'unità, è uno di quei casi in cui si potrebbe anche lasciare, uno di quei casi eccezionali in cui si potrebbe lasciare anche il nostro gruppo dividersi e votare ognuno secondo come ritiene. Ovviamente non si può chiedere a noi sardi di votare contro, come io non mi sento di chiedere, anche se è giusto, perché non è giusto che in collegio Sardegna Sicilia sono sempre tutti siciliani gli eletti. Comunque io non mi sento di chiedere ai siciliani di votare una cosa che insomma, potrebbe andare contro i loro interessi, anche se ingiusti, e così credo che non dovreste chiedere la stessa cosa ai sardi. Magari domani, se troviamo il tempo, vediamo un po' però, come comportarci. Però Roberto, nel movimento non è una questione di sardi, siciliani, pugliesi, cioè è anche una questione di persone, di movimento che va alle europee. È un po' diverso il discorso. Gianluca, ci volevi dire qualcosa? No, aspetta, se hai fatto questo commento adesso fammi rispondere, però. No, se valutiamo la questione oggettiva, io credo che dovrebbe essere pacifico che
che si fa questa divisione, visto che siamo gli unici che non riusciamo mai a eleggere nessuno. Poi ricordiamoci che noi siamo eletti nei nostri collegi regionali e insomma chi torna in Sardegna avendo votato contro questa legge cioè, rischia veramente grosso, perché è una rivendicazione ventennale. Grazie Roberto. Gianluca? Prima di lasciare la parola a Gianni per l'audizione della decima, volevo rispondere a Roberto che sicuramente vi dovete riunire, Commissione Affari Costituzionali di Camera e Senato, e come ha sempre fatto il Movimento, senza guardare i campanilismi, dovete trovare la strada migliore in quelle commissioni che sono competenti. Sicuramente poi l'Assemblea avallerà la vostra decisione, che sicuramente non sarà localistica, ma che prenderete con buon senso in base a quello che si necessita fare, Roberto. Grazie Gianluca. Emanuele? Sì, sia in Commissione Agricoltura che in Commissione 14esima si stanno discutendo due atti in particolare, uno sulla zootecnia, ma non c'è la donna, per cui è lei relatrice e quindi è bene che magari ne parli lei. L'altro è il progetto Frutta nelle scuole, che al di là del nome, come dire, anche colorato, in realtà è particolarmente importante perché ultimamente intanto ci sono stati diversi casi di arresti e indagini, perché è un giro d'affari particolarmente importanti. E l'accorpamento di questi due regolamenti comunitari in un unico regolamento diciamo è possibilista verso una fornitura di frutta nelle scuole verso il chilometri zero, insomma è proiettato verso il chilometri zero. In realtà stiamo facendo delle azioni affinché questi diventino degli obblighi e vogliamo anche indurre il governo affinché nei prossimi bandi di gara di somministrazione appunto della frutta nelle scuole diventi obbligo il chilometri zero, perché uno dei motivi che ha portato a questi arresti importanti erano gli ampi margini economici, ma anche la fornitura di frutta variata all'interno delle scuole. Quindi insomma è un argomento anche ostico. Grazie Emanuele. Gianni? Giovanni prima, casomai. Ci sei oppure Giovanni? Ci sei? Volevo approfittare un attimo per dire una cosa sull'industria petrolifera, che naturalmente Vito conosce benissimo, ma lui le dà per scontata. Invece approfitto che abbiamo tanti amici in rete e li informo sul fatto che l'Italia è un paese paradisiaco per gli estrattori di gas e petrolio, non perché ne abbiamo tanto o di qualità eccezionale, ma perché abbiamo delle tasse ambientali che sono bassissime. Allora il problema principale è che queste tasse vengono pagate in proporzione alla quantità che si estrae. Quindi ogni tot di barili di petrolio o di gas che tiro su pago in proporzione. Il problema è che il contatore che misura la quantità estratta non è un contatore sigillato e di proprietà dello Stato italiano, ma è un contatore di proprietà dell'azienda che fa l'estrazione. Quindi l'azienda estrae, a fine mese fa lei un'autolettura del suo contatore, che è suo, non è dello Stato, non è sigillato, e in base a quello paga in proporzione. In più col meccanismo delle franchigie, che fino a un tot che estrai non paghi, molto semplicemente spezzettano le attività, spezzettano le estrazioni, in maniera che se hanno per dire 10 pozzi fanno 10 ditte diverse, tanto gli bastano 10.000 euro, perché basta una SRL, e così spezzettando rimangono sempre sotto soglia, quindi in buona sostanza pagano quasi niente. Questo sulle attività estrattifere. Sulla decima commissione, noi adesso in questa settimana e nella prossima facciamo un'attività molto importante, perché chiamiamo in audizione le quattro maggiori società con partecipazione pubblica. Ovviamente società partecipate dal pubblico ce ne sono tantissime, ma noi chiameremo le quattro più grandi, quindi Terna, Finmeccanica, Enel ed Eni. Anche in questo caso chi vuole suggerire delle domande lo può fare, anche se preannuncio che il tempo sarà poco, perché abbiamo già spedito a queste quattro società una bella lista di domande molto dettagliata sul bilancio appena concluso. Quindi gli faremo una bella radiografia. Questa settimana, il 19, abbiamo, quindi dopo domani, abbiamo Terna, il giorno dopo abbiamo Finmeccanica,
mentre la settimana prossima avremo Eni ed Enel. Ricordo, per chi ancora non lo sapesse, che queste sono tutte audizioni che vengono trasmesse in diretta streaming. Quindi vengono trasmesse in diretta, poi per chi non ha tempo, perché di giorno giustamente lavora, nel sito del Senato c'è l'archivio. C'è l'archivio, quindi con calma il giorno dopo, la settimana dopo, un mese dopo, ve le potete tutte quante tranquillamente vedere e rivedere. Grazie. Grazie Gianni, sì. Giovanni? Sulla legge di equilibrio di genere per le europee, questa legge è stata presentata, questo disegno di legge è stato presentato un po' tardi e è diventato poi terreno di appetito per gli interessi dei partiti, soprattutto di quelli piccoli, che cercano di inserire dentro delle modifiche che nulla hanno a che fare con il rapporto maschi e femmine tra i candidati e eventualmente tra gli eletti. E, per esempio, l'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo, cioè l'età minima per essere candidati, per capirci, oppure, cosa più importante, l'abbassamento delle soglie. Perché è delicato l'abbassamento delle soglie? Perché ci sono molti partiti che riescono di restare fuori e sappiamo che, essendo più facile entrare, relativamente più facile entrare al Parlamento europeo per queste soglie più basse rispetto al Parlamento italiano, che oltretutto con la legge elettorale in arrivo potrebbe vedere soglie all'8% per chi si presenta da solo o come minimo il 4,5% per chi va in coalizione, beh, diventa un modo in qualche maniera di posizionarsi e mantenere una visibilità. Questo ha sollevato reazioni. La relatrice del disegno di legge ha detto subito: attenzione, perché qui stiamo appesantendo, stiamo infilando cose che non entrano, col rischio poi di vedere saltare un qualche cosa che invece nasce dal bisogno di garantire alle donne una miglior rappresentanza. Teniamo presente che al Parlamento europeo la nostra delegazione è composta per l'80% circa da uomini. Bene, si è scatenato il finimondo, reazioni abbastanza infastidite da parte di Matteo Renzi e del suo, diremo, mentore Berlusconi, che invece puntano a far man bassa con tutti i resti dei partiti che non raggiungono la soglia. Oltretutto temono il contagio, temono cioè che l'abbassamento delle soglie a livello europeo in qualche maniera possa solleticare analoga richiesta anche per l'iter della legge elettorale per le politiche, ed è una cosa che non vogliono, perché vogliono poter mantenere il potere di ricatto e l'obbligo a entrare in coalizione. Questo è il motivo per cui la settimana scorsa, se avete notato, chi si è mai collegato, oppure già da domani lo potete vedere in streaming, si sono iscritti a parlare decine e decine di senatori con interventi di 10, 20, 30 e passa minuti, con una lentezza estenuante. Vedete, proprio è anche curioso, divertente vedere come tirano in lungo il brodo, si dice dalle mie parti, per trascorrere il tempo. Questa la voglio denunciare come ostruzionismo della maggioranza. Qui non scatta ghigliottina, qui non c'è contingentamento, qui serve a chi vuole e può perdere tempo, perdere il tempo degli italiani, perdere il tempo di una Camera, paralizzando l'attività semplicemente a scopo di diatriba interna. Ecco perché diventa importante mantenere una coerenza. Noi inizialmente abbiamo evitato di porre emendamenti, diremo in questo senso, che andassero a disturbare. È una questione loro, vogliamo vederli fino in fondo. Certo è che se viene inserita la questione delle soglie, allora perché no vedere anche di riformulare i collegi, oppure, come abbiamo presentato a quel punto, porre i limiti dei due mandati. Vedremo se ci sarà rispetto, noi saremo rispettosi, altrimenti ci sentiremo liberi
di fare anche noi tutte le nostre proposte che per ora abbiamo presentato e difenderemo. Questo per rispondere anche in parte a Roberto, l'ha detto lui stesso, forse ci sono dei dubbi di inammissibilità, però questo dovrà valere anche per gli altri, giù le mani. E comunque seguiteci in streaming, sarà interessante vedere il rallenti perpetuo di questi discorsi. Grazie Giovanni. Vilma? Sì, un piccolo aggiornamento per la Commissione Ambiente. Fra le altre cose, noi questa settimana saremo impegnati per la preparazione degli emendamenti sui DDL per le aree protette. È già un po' che ci lavoriamo, abbiamo fatto diverse audizioni ed erano in discussione tre DDL presentati da vari parlamentari. Il Presidente della Commissione ha provveduto a stilare un testo unico. Questo testo unico è peggiorativo, è stato dichiarato pessimo dalle associazioni ambientaliste, ma anche da noi, infatti abbiamo provveduto anche la settimana scorsa a fare un comunicato stampa, in quanto la riforma, fra le varie cose, prevede insomma ampia libertà delle agevolazioni per la caccia, con la scusa che in questo modo ci possa essere un controllo della fauna e quindi gli animali a rigor di logica saranno più protetti fuori dalle aree, dai parchi, che all'interno dei parchi stessi. Oppure c'è il silenzio assenso sulla trasformazione del territorio che riguardano le aree protette, oppure la gestione dei parchi affidata ai comuni, o la nomina del direttore dei parchi senza l'utilizzo di un concorso pubblico, quindi non per merito ma la classica solita nomina di amici di amici o per accontentare qualcuno. Insomma, è un DDL, questo testo unificato, davvero, davvero pessimo. Quindi noi ci stiamo lavorando, abbiamo incontrato già tutte le associazioni, stiamo recependo tutti gli emendamenti che ci vengono proposti e a formularne dei nostri. Chi volesse partecipare a questo lavoro ovviamente è ben accetto. Il secondo provvedimento, che verrà incardinato mercoledì in commissione insieme alla Commissione Giustizia, sarà il testo uscito dalla Camera che riguarda i reati ambientali, quello per intenderci dove ha partecipato, dove uno dei DDL della Camera era quello di Salvatore Micillo, il nostro Salvatore Micillo, e quindi verrà portato in discussione anche al Senato. Considerato che già la Camera, siamo contenti perché è stato fatto un buon lavoro, soprattutto sul testo del nostro collega, del nostro deputato, ci lavoreremo affinché qui al Senato non venga peggiorato o quantomeno se riusciamo anche a migliorarlo ulteriormente, ma il nostro lavoro sarà soprattutto quello di non vanificare il lavoro fatto alla Camera facendolo peggiorare qui al Senato. Quindi chi vuole dare il proprio contributo, siamo in attesa. Grazie. Grazie Vilma. Andrea? No, una cosa giusta a volo per rispondere a Roberto. Vabbè, è vero che in Sardegna non vengono eletti, diciamo, deputati al Parlamento europeo, ma la Basilicata elegge da 15 anni Pittella, e la Basilicata è più piccola della Sardegna. Quindi a volte è un problema, come dire, di forza delle persone. Mi rendo conto, per carità, è sacrosanto, però lo do come contributo di conoscenza, lo do come contributo di riflessione. Punto, solo per questo. Gianni, visto che viene quello di Finmeccanica, una domandina se gliela volete fare. Visto che producono armi, gli chiedete come fanno a vendere le armi e come sono bravi a vendere le armi? In che modo riescono a vendere così bene queste armi? Sono un po' cattivo, lo so. Stefano, grazie Andrea. Sì, io mi riallaccio a quello che diceva Giovanni sul DDL rappresentanza di genere, semplicemente per diciamo, aggiungere il fatto che abbiamo fatto comunque il nostro lavoro 5 Stelle e abbiamo inserito qualche emendamento importante che deriva direttamente dal nostro programma. Quindi ad esempio abbiamo chiesto che ci fosse un massimo di 2 mandati, no? Per chi viene candidato, e poi abbiamo chiesto che non abbiano fedina penale pulita.
quindi oltrepassare quella che è la legge Severino, che si applica anche per le europee. Però una cosa molto importante secondo me che dobbiamo ripetere e far comprendere a tutti, anche e soprattutto ai nostri attivisti da qui a maggio, è che abbiamo formulato, al di là di quella che è la sua importanza, però un ordine del giorno che impegni il governo a informare in maniera corretta i cittadini su quelle che sono le tematiche europee. Questo, per fare questo ci siamo agganciati a una risoluzione della Commissione europea che chiede ai singoli governi di recepire alcune posizioni, tra cui quella della corretta informazione di tutti i cittadini europei. Questo perché? Per arrivare poi a una elezione, la prossima elezione di maggio, e avere un voto quanto più consapevole. Questa è un'azione molto importante, perché se ci facciamo tutti quanti caso, queste elezioni europee stanno un po' passando in sordina, no? Sembra quasi che siamo gli unici che ne parlano, e questo già dovrebbe da solo farci riflettere. Quindi abbiamo chiesto queste due condizioni e soprattutto, importante, ricordiamocelo, campagna informativa per le prossime elezioni, quindi su tutti quei grandi temi, quindi fiscal compact, si traduce in patto di stabilità, eurobond, eccetera eccetera. Grazie mille Stefano. L'ultima domanda di Alberto, anzi no, Alberto che ci spiega sulla vigilanza RAI. Sì. No, dico, se volete intervenire su questo tema parlo dopo, se volete. No? No. No, io 2 minuti ve li rubo perché in vigilanza RAI stiamo per votare gli emendamenti e il parere sul contratto di servizio pubblico della RAI con il governo. Questo è un contratto che avremmo, in realtà riguarda 2013-2015, regola tutti i rapporti, non tutti i rapporti, regola il tipo di TV di servizio pubblico che l'Italia fondamentalmente chiede alla RAI di fare. È frutto di un lavoro che è stato fatto in commissione di vigilanza lunghissimo, perché abbiamo fatto numerosissime audizioni, audendo tutti i soggetti coinvolti e interessati, dalle associazioni che tutelano varie categorie di fruitori, ai soggetti che entrano all'interno dei rapporti anche di professionali, quindi Anica, i produttori, i sindacati, le associazioni di lavoratori. E dopo stato, devo dire, fare i complimenti alla presidenza, ma di Roberto Fico, ma anche al nostro gruppo, che spesso non viene citato perché, appunto, avendo il presidente, si parla spesso del presidente. Siamo in 5 bicamerale, quindi 2 parlamentari e portavoce alla Camera e 3 portavoce al Senato, Mirella Liuzzi e Dalila Nesci per la Camera e Lello Ciampolillo e Gianni Girotto per il Senato, oltre a me. Devo dire che, appunto, questo contratto racconta un po' come la TV che vorremmo tutti, è stato emendato cercando di migliorarlo, purtroppo non è spesso rispettato dalla RAI, questo è un altro paio di manico, su questo dovremmo fare un altro, continueremo a fare il nostro lavoro di vigilanza, però le tematiche inserite sono importanti, riguardano numerosissimi aspetti del contratto che vanno dal rapporto RAI-lavoratori, che per noi era fondamentale, cioè rispetto dei lavoratori interni e in appalti, trasparenza nella gestione degli appalti, nella gestione interna, trasparenza sulle competenze dei numerosissimi, eccessivi ovviamente, dirigenti all'interno della RAI, che sono 1 ogni 4 dipendenti, mancano completamente, vengono disattese questa trasparenza viene disattesa spessissimo, si cita spesso la BBC, ma poi quando si va su quel sito della BBC si vedono tutti i curriculum di tutti i dirigenti, quanti soldi prendono, invece per quanto riguarda la RAI queste informazioni, pur essendo sempre sventolate come prossime, come in arrivo, come non si vedono mai. Poi abbiamo fatto tutto un lavoro sulla suggerire appunto alla RAI di incrementare tutta una serie di attività che possono riguardare il rispetto di fruitori che hanno delle disabilità, per cui i non vedenti, le sottotitolazioni molto importanti,
il tentativo di mettere sempre più delle tematiche che riguardano il rispetto di genere, il rispetto del... perché la RAI da questo ruolo, da questo punto di vista culturalmente ha un ruolo molto importante, cioè raggiunge moltissime persone, quindi rispetto della donna, rispetto dei minori, rispetto delle tematiche LGBT, non solo, il tentativo anche di dare un servizio di informazione più equo, questo è difficilissimo perché come sapete la RAI è lottizzata da anni, però stiamo provando a inserire all'interno tutta una serie di norme per cercare di tenere sempre equilibrato l'informazione, il più imparziale possibile. Poi sulla questione anche del web, la RAI sul web non si, questo è uno sforzo che dovrebbe fare, ma molto attentamente, la RAI sul web si pone male, non ha una vera progettualità, non ha dei programmi dedicati al web, ha troppi siti, i siti e gli archivi, soprattutto ricchissimi della RAI, devono diventare disponibili, magari agli abbonati con un numero, stiamo facendo delle proposte in tal senso, mantenendo anche gli archivi RAI che sono preziosissimi per la storia del nostro paese. Il web bisognerebbe cominciare anche a fare dei programmi, questo lo chiediamo con fermezza, di alfabetizzazione per chi non sa usare internet. La RAI in questo, come ha insegnato l'italiano agli italiani, può fare un gran lavoro, può insegnare a usare il web e far vedere che è facile arrivarci anche per persone che apparentemente hanno meno strumenti. Ecco, sulla questione dei linguaggi anche abbiamo chiesto un linguaggio per certe tematiche, soprattutto per le attività istituzionali, chiediamo un incremento della spiegazione agli italiani del lavoro che si fanno nelle istituzioni, quindi a cominciare dal Parlamento, ma soprattutto che sia adeguato e facile e comprensibile per chi anche non ha tutti questi strumenti culturali così alti, no? Per cui anche l'uomo della strada deve comprendere cosa vuol dire, che so, cambiare l'articolo 138 e non mettere a tarda serata due persone. Insomma, adesso non vi vorrei togliere troppo tempo, però di fatto su questo lavoro io questa settimana incominceremo, io penso che il nostro documento finale sarà sicuramente un documento completo. Non ultimo, proibire le pubblicità del gioco d'azzardo, ecco, una cosa fondamentale, e le pubblicità di giochi, su questo si sta facendo parecchie riflessioni, sui canali dedicati ai bambini, esatto, sui canali quelli non sia generalisti ma nelle fasce protette, ma anche su quelli dedicati ai ragazzi. Infine, dico, il lavoro grosso sarà cercare di farglielo rispettare, perché a questo punto questo sarà poi l'impegno più difficile. Questo è il contratto di servizio, in realtà il grande momento di confronto con la RAI sarà nel 2016, dove si sarà il rinnovo della convenzione, quindi si dovrà valutare se ridare alla RAI il lavoro di fare TV pubblica oppure darlo ad altri. Esatto. Grazie mille Andrea, grazie. Bruno? Si chiedevano se abbiamo presentato interrogazioni sull'Eurogentford in passato e anche attualmente. Allora, intanto l'Eurogentford è, o dovrebbe essere, una forza di polizia a ordinamento militare, quindi per l'Italia dovrebbe essere formata dai carabinieri. È un trattato che hanno... pensate, i ministri della difesa di Spagna, Portogallo, Olanda, Romania, Italia mi pare, sto andando a memoria. Il trattato è stato firmato dall'Italia, ratificato con la legge 84 del 2010 dall'Italia, quindi si prevede che i carabinieri diventino appunto gendarmeria europea. Non è un organismo comunque dell'Europa, ma appunto un trattato di questi sei stati, e dovrebbe operare nelle aree di crisi sotto la direzione ONU, NATO, UE. Non sostituisce e non deve sostituire le forze di polizia dei singoli stati. Noi abbiamo fatto, personalmente ho fatto al question time al ministro Mauro, credo 7-8 mesi fa, la domanda su come fosse lo stato di attuazione di questo programma, e non mi è stata data risposta. Ha fatto, credo, interrogazione scritta Scibona
e non gli è stato risposto. Sta ridepositando Mario Giarrusso la stessa interrogazione e speriamo che stavolta rispondano. Allo stato attuale non si sa ancora nulla, quindi noi continueremo a martellare affinché ci diano risposte su come sta andando questa vicenda, su, su come pensa di porsi l'Italia in questa vicenda. Grazie mille Bruno. C'era una domanda sulla rete per Alberto che così ci dà risposta. Allora mi chiedono il canone, perché in tema la RAI, dunque scusate questo, perché leverete mai il canone dalla RAI? È una tassa iniqua e ingiusta. Ma allora, in tutti i paesi la TV pubblica, il servizio di TV pubblica è pagato con un abbonamento, con un canone, che può essere una tassa inserita insieme ad altre oppure un canone a parte. Ora dipende, per non è detto che sia iniqua o ingiusta, nel senso che se noi abbiamo una TV che fa un servizio pubblico fatto bene di informazione, di proposizione anche di proposta di programmi di cultura per elevare il livello culturale medio della popolazione, beh allora uno può pensare che una tassa sia giusta. Il problema è che se invece oggi, come siamo in Italia, ci vediamo pagare 113 euro per finanziare le Happy Five, che sono amici ex dirigenti della RAI che fanno fiction delocalizzate in altri paesi d'Europa con i soldi nostri, per farsi i soldi loro, e propongono dei programmi che non hanno neanche un'attrattiva pubblicitaria né una funzione particolarmente culturale, o se pensiamo di finanziare con questo, come succede, le campagne elettorali di PD e PDL, Forza Italia, NCD come si chiamano adesso, e tutti i giornalisti al soldo dei partiti, beh allora sì, sono d'accordo che è una tassa iniqua e ingiusta. Il problema è che oggi non possiamo abolirla, se ne parlerà appunto nel 2016 quando si ripresenterà la possibilità di cambiare appunto l'appaltatore di tutto il servizio di TV pubblica, però presumo che se uno vuole quel servizio una tassa dovrà pagarla, ecco, in qualche modo. Poi è chiaro che se sarà magari ridotta per un servizio vero, funzionale, allora uno la pagherà anche più volentieri. L'altra domanda che mi era arrivata rapidissimamente è sulla contabilità separata pubblica, perché ha due bilanci. Sì, perché c'è la RAI, guadagna il grosso 1,7 miliardi dal canone pubblico, e peraltro c'è una discreta evasione, e poi dalla pubblicità. Dalla pubblicità prende pochissimo, 600 milioni circa, un poco più di 500, insomma una cifra che sta lì in mezzo, perché non ha appunto grandi capacità di fare prodotti con una grande attrattiva pubblicitaria. Le due contabilità sono separate. Il problema non è tanto le contabilità separate quanto la trasparenza, cioè finché noi non sapremo come spende questi soldi la RAI, quanto paga per una fiction, quanti soldi dà a quell'altra, a un conduttore piuttosto che a un altro professionista per fare determinati servizi alla RAI, il problema sarà lì, cioè che manca la trasparenza e non potremo giudicare come vengono spesi i soldi dei cittadini. Grazie mille Alberto. Carlo? E poi... Allora, in merito ai lavori di commissione, non la mia in particolare perché ha già parlato Vilma, voi sapete la faccenda del MUOS come è andata. Brevemente, i presidenti della Commissione Sanità, della Commissione Ambiente, si sono messi d'accordo, hanno fatto una lettera grasso e hanno detto: facci l'affare assegnato sul MUOS, pronto detto, pronto fatto, gliel'hanno dato. Allora, siccome noi abbiamo un sacco di disegni di legge che sono, o anche di mozioni, le mozioni non vanno in aula, disegni di legge che sono depositati da tempo, varrebbe la pena che ciascuno approfondisse il modo di farsi fare l'affare assegnato, perché se la procedura funziona ed è così celere, allora ci facciamo assegnare gli affari in tutte le commissioni. Quindi andiamo a vedere i nostri DDL, poi approfondiamo o con i presidenti, oppure meglio ancora con la segreteria, perché il presidente poi alla fine ti racconta quello che vuole lui, la possibilità di averli subito, perché almeno abbiamo una corsia accelerata. Posso risponderti?
su questo, Carlo. Noi in Commissione Settima e Commissione Istruzione abbiamo avviato tutta una serie di affari assegnati proprio ponendo in particolare attenzione, per esempio, i centri storici, gli edifici storici. Poi abbiamo fatto un affare assegnato sulla Regia di Carditello, adesso io farò un affare assegnato sulla continuità didattica. Sono tutti argomenti e gli affari assegnati si possono avviare. Ogni capogruppo lo può fare dentro la sua specifica commissione, mettendosi d'accordo con il presidente della commissione stessa. In realtà non è niente di non è grossissimo impegno, però logicamente ne devi discutere anche con gli altri capogruppo, mettendoti d'accordo e facendo in modo che quell'affare assegnato possa essere particolarmente interessante. Lello, e poi chiudiamo. Sì, grazie. Brevemente un passaggio veloce sulla web tax. La web tax è quella norma che è stata introdotta con la legge di stabilità, che impone agli acquirenti di servizi online, in particolare quelli di quei servizi di banner e di pubblicità online, impone agli acquirenti di comprarli, quindi di acquisirli tramite una società che, ancorché stabilita nell'Unione Europea, disponga esclusivamente di una partita IVA italiana. Allora, il Movimento 5 Stelle da subito si è mostrato contrario all'introduzione di questa norma, e con diversi emendamenti abbiamo provato sia in aula che in commissione bilancio a chiedere la cancellazione di questa tassa. Ovviamente, come ci aspettavamo, visto che era una tassa che è nata dall'idea del deputato Boccia, la nostra richiesta di cancellazione è stata bocciata. Successivamente, e questo è molto interessante, in commissione ottava, quindi in commissione comunicazioni, attraverso un parere che è stato reso dal senatore Stefano Esposito, che è proprio del PD, il senatore Esposito diceva, ve lo leggo: occorre valutare l'opportunità di sopprimere la suddetta disposizione, si riferisce alla cosiddetta web tax, al fine di evitare che dalla stessa possano derivare effetti perniciosi a danno degli utenti e dello sviluppo della stessa rete internet. Quindi il PD propone alla Camera la web tax, passa in legge di stabilità, il senatore Esposito del PD poi chiede con un parere che viene approvato in commissione ottava la cancellazione di questa tassa, propone la cancellazione di questa tassa, subito dopo andiamo in commissione bilancio, ma lo stesso PD insieme ad altre forze politiche boccia il nostro emendamento sia in commissione e poi successivamente in aula. A un certo punto arriva il governo Renzi, e dello stesso Renzi che, con un tweet che viene ripreso e rilanciato a tutte le agenzie, comunica la cancellazione di questa tassa, che va a finire nel decreto legge che è attualmente efficace, quindi ad oggi è, tra virgolette possiamo dire, non è sospesa, o meglio non è più efficace questa tassa. Contemporaneamente, quindi due giorni dopo, in commissione bilancio, sempre il PD tramite la relatrice Zanoni presenta un emendamento in questo caso del relatore, che proroga la web tax che Renzi aveva cancellato due giorni prima, proroga l'avvio della web tax al primo luglio 2014. Adesso siamo in sede deliberante, il disegno di legge di cui sto parlando è il 1322, che si dovrebbe discutere forse domani o comunque no, vabbè, è in discussione in sede deliberante. Ovviamente abbiamo preparato un ulteriore emendamento che chiede la cancellazione almeno del rinvio. Noi siamo sempre chiaramente che chiede la cancellazione della tassa. Il mistero della web tax continua, vi terremo aggiornati. C'era Barbara che voleva fare una precisazione, grazie. No, soltanto per dirvi, ve lo lancio, che domani alle 2:30 dovrebbe venire a dare determinate risposte il commissario per la spending review Cottarelli, e si potrà vedere dal sito del Senato. Ah, l'ha detto. Quel 1322, io penso che siccome si accavalla con il decreto Salva Roma terzo, quarto, quinto, non si sa, saranno stralciate mezze parti, ma chissà, sono tutti intorno a Marino, poverino, quindi è tutto lì che ruota. Allora, grazie mille a tutti, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito, e grazie e buon lavoro a tutti noi e a tutti voi. Volevo dirvi solo una cosa.